Innanzitutto vi ringrazio della folta partecipazione. In questo ultimo anno siamo riusciti ad ottenere abbastanza risultati in base anche a un grosso lavoro che è stato fatto in back office, quel lavoro che normalmente non si vede, quel lavoro che normalmente ognuno di noi presi dal lavoro proprio, delle proprie aziende durante l'estate, giustamente c'è un'organizzazione che ha lavorato tutta quest'estate e che questo è l'unico modo, è l'unico momento di incontro innanzitutto per farvi vedere quello che è stato fatto. Questo è un punto di inizio di un grosso progetto che noi ad aprile avevamo già fattovi vedere, non considerando tanti altri punti, che tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, per cui fare un lavoro del genere sinceramente non mi aspettavo nemmeno io la mole di lavoro, e quindi proprio in virtù di questo oggi stiamo qui. Abbiamo convocato anche il presidente della provincia di Latina proprio perché tutti noi a questa platea e fare in modo che Sperlonga continui a essere l'attore principale di tutto di un lavoro. Abbiamo raggiunto degli accordi, degli obiettivi che poi vi faremo vedere nel filmato, storici, iniziando da fare le escursioni su Sperlonga, dove il fulcro è Sperlonga, non più le città limitrofe, grosse città, grossi contenitori, città che assorbono tutto, il 90% di turismo, e a noi come al solito ci arriva il piccolo, perché ci arriva? Arriva il turista di nicchia, quello che poi fondamentalmente noi vogliamo quel turista che capisca il lavoro fatto da un'amministrazione, il lavoro fatto dalle strutture, considerando che Sperlonga è l'unica città che negli ultimi 10 anni è riuscita a ristrutturare le proprie aziende con grossi sacrifici. Quindi alberghi nuovissimi, con delle eccellenze che lo può sapere chi è addetto al lavoro, e solo coloro che sono addetti ai lavori si rendono conto di che cosa succede. Ultimamente, la settimana scorsa, sono venuti giù una struttura di incoming abbastanza consolidata, gente che porta russi qui da una vita. E si è reso conto, facendo un giro di tutti gli alberghi, quelli che sono stati possibili per visionare, che c'è un target altissimo che solo va fatto conoscere e sicuramente va fatto dare l'eccellenza giusta. Allora, da aprile dell'anno scorso che abbiamo intrapreso questo percorso, è ovvio. Questo è possibile grazie a delle collaborazioni valide di gente che fa questo lavoro per mestiere. Io faccio il ristoratore, chi fa l'albergatore, chi fa l'agricoltore, chi fa anche lo stabilimento balneare. E siamo persone di lavoro, viviamo di lavoro, viviamo del nostro, ma per fare turismo, io negli ultimi 15 anni mi sono reso conto che il turismo è un'altra cosa. Se vi può essere d'aiuto la considerazione del fatto che sono 15 anni che giro l'Italia e l'Europa per vendere il territorio, ed è la cosa più sbagliata che ho fatto, quindi mi ritengo giusto di aver venduto in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, la bella cartolina di Sperlonga. Oggi siamo arrivati a un punto che giustamente con i guri del turismo ci hanno fatto capire che
Oggi bisogna vendere il prodotto di Sperlonga. Vendere un prodotto è fatto di mille cose. Vendere il prodotto, avere le aziende organizzate per poter vendere il prodotto. Il prodotto Sperlonga è un prodotto che si vende da solo fino a pochi anni fa, ma considerando la resistenza economica, la crisi internazionale, tutti noi, e penso che siamo l'unico paese che ha mantenuto, almeno per quanto ci concerne, chi più chi meno, ha mantenuto un target giusto, ma qui intorno a noi ci sono dei numeri che veramente fanno mettere paura. E quindi questa è l'occasione, signori, di stare insieme, veramente. Mai come stavolta sono anche un po' emozionato, perché io ci metto l'anima nelle cose, come nelle mie aziende, e tante volte mi trovo a interloquire con persone che magari di facile esclamazioni, che a chi lavora fa male. E voi che siete, chi mi conosce, chi conosce il mio CDA, sono delle persone splendide, perché mi hanno dato fiducia senza qualsiasi ombra. Quindi vuol dire che uno che crede nel proprio lavoro è giusto che gli si dia fiducia in tutto, anche sbagliando, perché questo non è qui che siamo tutti con la bacchetta magica, che la mattina ci alziamo e siamo così forti da poter dire bene, sono bravo al 100%, no, sicuramente in corso d'opera si fanno degli errori voluti, degli errori forse inconsapevolmente di averli appresi anche in una maniera sbagliata, però io faccio il ristoratore. Faccio di professione, vendo il prodotto, ho sempre venduto non il prodotto ma il territorio di Sperlonga con le mie aziende, al di fuori del ristorante, e quindi mi sono reso conto intorno a noi che cosa abbiamo bisogno. Io vorrei passare una parola al mio vice sindaco, che mi dà conforto, e diamo la possibilità al nostro presidente di arrivare, perché era già preso per un'altra convocazione, e quindi siamo qui ad aspettare, e prossimamente intanto facciamo vedere anche il video. Io vi ringrazio per il momento, scusatemi. Grazie Leo, non c'è volume però, Sì. Bisogna strillare qui. Buonasera a tutti e benvenuti a questa assemblea della Sperlonga Turismo. Porto le scuse e i saluti del sindaco, che non è presente per impegni presi fuori a Sperlonga, reduce anche da un viaggio nella città di Marsiglia con una delegazione di Sperlonga. Forse molto probabilmente nel corso dei lavori arriverà. Anche il presidente Cusani, che ci ha assicurato la sua presenza in questa sala, fra pochi minuti sarà tra noi e ci onorerà la sua presenza, e di questo sono veramente emozionato, perché caro Leo, sono passati 10 anni da quelle riunioni che facevamo con l'allora sindaco Usani, che si parlava di promozione turistica, quindi hai fatto bene a passarmi la parola adesso, perché forse dopo, per l'amicizia e il legame che mi tiene con Armando, molto probabilmente non avrò la forza di trovare le parole giuste. Io direi che, in attesa che arriva il presidente, voi avete una scaletta di lavori, di anticipare qualcosa, intanto andiamo avanti. Sì. E poi magari il clou dell'assemblea. Io la presenza di Armando. Partirei grazie al dottor Franceschi, che vi illustrerà intanto l'operazione che ha fatto questi famosi infopoint. Infopoint sono i nostri, diciamo, con il vecchio gergo chiamato i punti turistici. È un elogio vanno fatto alle ragazze. Noi abbiamo avuto delle ragazze che ne abbiamo preso a stage, a progetti, che sono state delle persone splendide, hanno fatto quello che era possibile fare, e quindi in tutto questo percorso, oltre a avere aperto questi punti informatici e questi punti di informazione, abbiamo fatto anche formazione. Quindi io nel dettaglio adesso il dottor Franceschi vi dice quello che effettivamente hanno fatto i nostri punti turistici. Prego, signor Franceschi. Buon pomeriggio a tutti. Sperando, eccoci qua, perfetto. Buon pomeriggio a tutti. È stato un piacere conoscere questa bellissima destinazione
approfondendo la conoscenza durante tutto il periodo estivo. Sono stati 6 mesi di duro lavoro per tutti quanti. Come il Presidente ha già anticipato, si è partiti con la consapevolezza che in aprile-maggio per l'estate non si sarebbe riusciti ad avere già qualcosa di rodato per poter attivare un'organizzazione coordinata e diciamo messa a regime per gli associati, per i clienti e per tutta la destinazione. Abbiamo quindi presentato già ad aprile l'obiettivo di fare tutta una serie di test. Naturalmente chi ha presentato sempre la destinazione nella maniera, diciamo, nel sistema convenzionale, quindi nel chiamiamola nella pianificazione marketing tradizionale dell'immagine e del quanto è bella la località per tutte le motivazioni del territorio di quanto circonda, sicuramente il salto nell'arrivare al web 2.0, arrivare al dialogo quotidiano con ogni cliente in rete e anche sul territorio, raggiungendolo in Italia, Europa e a livello internazionale, è stato un salto importantissimo a livello anche culturale di chi l'ha voluto. Che significa? Che per poter dare delle risposte personalizzate ad ogni istanza, cioè a ogni cliente che cerca qualsiasi tipo di sua, chiamiamolo suo sogno, quindi qualsiasi tipo di servizio personalizzato nella località che va a scegliere, siccome Sperlonga è speciale come destinazione e ha tutte quelle motivazioni che per un prodotto personalizzato sono immense, come direi gradimento poi per chi le vive, abbiamo cercato di raccogliere tutti i dati, abbiamo cercato di raccogliere tutti i prodotti, abbiamo cercato di raccogliere e di razionalizzare anche il modo di dare l'informazione, perché naturalmente il lavoro fino ad oggi sviluppato non aveva previsto questo a Sperlonga, quindi il fatto anche di partire con la gestione degli uffici informativi e dare un'organizzazione coordinata per la gestione dei due uffici più il terzo ufficio che era la Sperlonga Turismo e quando serviva anche la reception degli eventi in Piazza Fontana o presso il museo o presso la sede dell'evento, ci ha necessitato di creare una rete per poter accedere a tutti i dati ogni qualvolta che la postazione doveva essere presso l'ufficio porto, presso l'ufficio qua in centro storico o presso la sede di Sperlonga Turismo o presso invece direttamente la sede dell'evento. Questo ha significato un grande lavoro non solo nella parte di selezione di un team che era rivolto al servizio al cliente, ma un lavoro di proprio strutturazione degli uffici stessi. Non c'erano la parte informatica dell'ufficio, non c'erano i supporti, gli strumenti per poter essere organizzati. Sperlonga Turismo ha dovuto partire proprio direttamente da dire sì. Al di là della selezione del personale, quindi dell'impostazione di un organigramma, al di là del prendere in mano gli uffici e dargli, chiamiamola, una mano di nuovo, come dico io, di dargli un rinnovamento, ma c'era proprio la necessità di strutturarli, di creare la rete tra gli uffici, di utilizzare la rete del comune, che sinceramente io sono rimasto stupito e devo fare i complimenti diciamo a tutta l'amministrazione, sindaco, vice sindaco e i tecnici che hanno seguito il progetto io lo chiamo in piccolo la Smart City, e Ezio è qua con noi che poi ce ne ragguaglierà, perché siete molto avanti rispetto a tante altre località in questa lungimiranza. Non è stata calata nella quotidianità questa grande opportunità. Calarla nella quotidianità è più difficile che non
installarlo il software, il sistema, perché usarlo quotidianamente, usarlo per dare dei servizi al cliente e quindi farlo usare anche come grande valore ai nostri associati e a tutti gli operatori di Sperlonga per dare un'informazione e un servizio immediato ai clienti è stato il nostro obiettivo. E posso garantirvi che ci ha coinvolto più di 2 mesi di riuscire a farlo. Naturalmente anche lo staff che abbiamo selezionato e l'organigramma prevedeva 12 persone solamente per la parte, chiamiamola, informativa e gestionale e organizzativa, più 2 persone invece per la parte, chiamiamola, amministrativa e 1 persona per la parte tecnica. Ma questo sul territorio, come ben sapete, non è molto facile riuscire a trovare anche queste competenze già rodate, quindi la scelta del Presidente, che ho condiviso anch'io, è stato un grande sacrificio da parte di tutti, da parte anche delle persone che abbiamo selezionato in realtà, perché abbiamo fatto un'analisi molto concreta dicendoci bene, andiamo a prendere delle persone che già sono strutturate per questo tipo di lavoro e le caliamo in una realtà dove non hanno gli strumenti per lavorare perché bisogna costruirli, oppure andiamo a prendere delle persone che escono fresche dall'università, dai master e che di esperienze di lavoro non ne hanno, però la voglia ce l'hanno e cerchiamo di dare a loro un progetto da portare avanti in parallelo per costruire questi strumenti e costruire questa opportunità che poi a loro naturalmente fa anche da esperienze, fa anche da bagaglio che da nessun'altra parte l'avrebbero poi mai avuto. Noi abbiamo optato per questa seconda scelta. Questo ha significato però doppio, direi, sacrificio da parte di tutti, da parte loro, da parte nostra, perché per formare in uno start-up più di 10 persone che non hanno mai fatto nessun tipo di attività se non quella di, chiamiamola, formazione a livello scolastico, universitario o master, non è stato sicuramente facile. Tanti associati ci hanno dato una mano, tanti altri ci hanno dato una mano a metterle un attimo direi in ansia, perché gli errori sono all'ordine del giorno, li faccio io che dopo 30 anni di esperienza in questo settore e altri 15 anni in albergo, quindi chi si appresta con tutta l'esperienza che gli si può girare nei 2-3-4 mesi, ma chi si appresta a fare questo lavoro dovrà farsi 2-3 anni per riuscire a. Quindi non si può pretendere che, infatti quest'anno era il test e ce lo siamo detti dall'inizio. Abbiamo poi voluto strafare, direi, perché motivati anche dall'energia che si è creata nel portare avanti tutte queste attività, non ci siamo nascosti dietro a degli obiettivi lungimiranti e quindi tutti i test fatti, alcuni nati e chiusi con il fiocchettino rosso, altri naturalmente rifatti almeno 3-4 volte per riuscire a trovare dei format operativi opportuni, ma tutto questo ci ha portato comunque a consolidare quello che poi andremo a vedere anche nel proseguo della comunicazione e che è anche succinto poi nel video preparato, in maniera che ci rendiamo conto di tutto questo grande lavoro, perché io non ho dedicato forse il tempo necessario a comunicare quello che si stava facendo, perché era troppo il tempo che ci ha investito nell'andare a creare una base, a creare degli step di lavoro, a creare delle procedure di lavoro, perché chi inizia a lavorare ha bisogno di essere seguito e se loro danno la fiducia in un progetto, direi a brevissimo termine, vogliamo anche noi bruciare le tappe. Questo che significa? Innanzitutto siamo riusciti ad attivare i vari punti informativi, a costruire la prima base di informazioni, farla nostra, creare tutta una serie di format per arrivare ad avere una guida di Sperlonga, per arrivare ad avere un prodotto, come si diceva prima, che sul mercato
diventa importantissimo, perché noi abbiamo solo due scelte attualmente per poter posizionare una destinazione di sicura immagine come quella di Sperlonga: o l'investimento di qualche centinaio di migliaia di euro, per non parlare di milioni di euro a livello televisivo, e la pubblicità televisiva raggiunge e ha il risultato, ma questi budget non sono mai stati messi in campo. Quindi l'altro obiettivo è quello di utilizzare il prodotto della destinazione e tutte le sue motivazioni per poter arrivare a dare a ogni cliente in Italia e all'estero esattamente un qualcosa di tangibile e fruibile, con un'immagine direi altissima della destinazione. E la fruibilità della destinazione è la cosa più importante. Fruibilità significa poterla prenotare entro 20 secondi dal momento in cui ne vengo a conoscenza, perché se mi piace qualcosa o lo prendo al volo, o altrimenti me lo sono già dimenticato, sì, e quindi me lo sono dimenticato oggi, me lo dimentico domani e dopodomani, perché non ho avuto la possibilità di concretizzarlo. E questo sia per l'acquisizione di qualsiasi prodotto in e-commerce, ma soprattutto per il prodotto turistico. Il prodotto turistico è un sogno, è qualcosa che in quei 20 secondi uno si costruisce si costruisce il suo film in quel momento, una sua volontà, e se la trova immediatamente disponibile riesce ad averla con sé per sempre. Quindi noi questo l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto, e l'abbiamo fatto anche prendendo in mano, dopo aver messo determinate basi, tutta una serie di strumenti che ci permettevano di rendere fruibile la destinazione. La destinazione non è fruibile con il treno che arriva a Fondi e con il servizio che da anni c'è per arrivare a Sperlonga, con il treno che arriva a Formia senza il collegamento per arrivare. Non è fruibile. La destinazione non è fruibile se arrivo in aeroporto e non ho la possibilità di scegliere di pagare 30 euro per arrivare in destinazione. Non è fruibile. E se io devo avere una destinazione di immagine, questi sono i primi servizi che devo dare. Però devo dire che non è stato facile nemmeno cercare di collaborare e creare una cultura con i trasportatori locali per arrivare a questo. Abbiamo avuto poi, direi nel proseguo, quando hanno visto che se comunque non c'era immediatamente una risposta positiva da loro parte per arrivare a creare questo, di professionisti sul mercato ce ne sono tanti, i clienti arrivano a Roma, i clienti arrivano a Napoli, quindi non c'è problema a mettere in pista chi ci vuole dare una mano a Roma, Napoli, a Baia Domizia stessa, con chi gestisce tutti i trasferimenti per arrivare a dare un significato concreto al transfer sotto i 25-30 euro, all'escursione quotidiana che posso prenotare nelle 20 destinazioni limitrofe. Ma non solo a quello, io dico anche alla visita del borgo. La visita del borgo, Sperlonga ha un borgo ed è tra i borghi più belli d'Italia e tutti lo sanno, ma quando il cliente arrivava in albergo e voleva visitare il borgo se lo doveva visitare facendo quattro passi, ma non c'era la possibilità di dire domani vado a visitare il borgo, vado a farmi spiegare cosa sono questi murales, cos'è questa chiesa, vado a farmi raccontare la storia di questa Riviera d'Ulisse con il Circeo e con la Grotta di Tiberio, dove tutto lì ha un senso, perché mi racconta tutta l'Odissea di Ulisse come Tiberio l'ha voluto. E vedremo anche adesso nei dati degli infopoint, la Grotta di Tiberio è un grandissimo appeal, diciamo un punto di forza e di immagine di Sperlonga, e non è manco legato al museo, perché è più conosciuta la Grotta di Tiberio a Sperlonga, al di là del borgo, ma non è conosciuto il parco archeologico con il museo. Quindi significa anche questo che abbiamo dovuto mettere assieme diverse altre cose, perché altri invece conoscono il Museo Nazionale di Archeologico di Sperlonga, e guarda caso molto di più gli stranieri che non gli italiani, e molto di più oserei dire anche gli stranieri che non
i nostri della provincia di Latina, cioè non, perché noi quotidianamente ne vediamo tante di storicità e quindi di parchi archeologici, ville, castelli, cioè, che non ci rendiamo conto di quello che abbiamo sotto mano, come non ci rendiamo conto di quello che abbiamo nel territorio limitrofo, quindi a Fondi, quindi a Gaeta, quindi a Formia. Messo assieme tutto questo si è riusciti a dare un senso, e un senso concreto. Nel fare questo abbiamo sbagliato ogni giorno, e quindi direi non li contiamo nemmeno gli errori fatti. Il più grande sacrificio è stato quello di mettere a regime un servizio che è stata la navetta, e noi lo sappiamo perfettamente, e che era indispensabile per Sperlonga. Se vogliamo essere una destinazione, come dicevo prima, di immagine, e non abbiamo un servizio, come facciamo a dire che abbiamo una destinazione di categoria A? Non lo possiamo dire. Se non abbiamo la navetta, dico a Sperlonga, non sto dicendo a Formia, al Tempio di Anxur, a Gaeta, a Fondi, per riuscire a vivere il territorio. Non sto dicendo nemmeno quella degli aeroporti, sto dicendo a Sperlonga. Come riusciamo a pensare di fare turismo senza avere un servizio all'interno della località? Non possiamo farlo, quindi abbiamo capito immediatamente che con una macchina non si poteva dare questo servizio. È stato detto dall'inizio che questo servizio era sperimentale per capire le esigenze di tutti gli associati, naturalmente, perché la grande volontà degli associati è stata proprio quella di fare loro questo investimento e questo test. Quindi io ringrazio nuovamente chi ha e si è esposto a dare questo tipo di servizio, perché grazie al test fatto si è riuscita ad avere anche una risposta da parte di ogni cliente che è arrivato, per la esigenza che ha esposto, per i ringraziamenti che ha fatto. Non c'è stata una lamentela negli uffici turistici relativamente al servizio, una non c'è stata, o forse solo una perché una signora è caduta, ma a parte questo, quando sappiamo perfettamente che per più di 20 volte invece il nostro pullman di Piazzoli si è bloccato lasciando gente per strada, eccetera, ma noi li abbiamo seguiti minuto, passo per passo, per non riuscire a dare naturalmente un disagio maggiore di quello che già era. Quindi direi un applauso a chi ha ragazze, giovani, che non ha mai lavorato ma che sono riuscite a prendersi anche questa responsabilità. Qualcuno è anche scoppiato, a dire la verità, però questo io purtroppo... vorrei fare un applauso, che le ragazze sono tutte qui, guarda, veramente hanno veramente delineato, e sono state accusate, sono state tartassate, sono state umiliate. Questo io me ne assumo la responsabilità e chiedo scusa in platea alle mie ragazze per quanto è accaduto. Io invece purtroppo, per fare capire a loro quanto era importante il loro lavoro, io non li ho fatte piangere sulla mia spalla, ho fatto il contrario, quindi direi che le ho cercate di caricare addirittura al contrario. Per questo dico che l'esperienza, per chi l'ha portata avanti, è unica, per chi tra virgolette non è riuscito a portarla avanti fino in fondo è stata unica ugualmente, e vogliamo dire grazie anche loro in tutti i casi. Ritornando a noi adesso sul concreto, voglio dire che nell'esperienza poi fatta a settembre, ottobre, novembre, sia sul mercato con i test per i clienti, sia per quanto riguarda tutto quello che ci ha messo davanti gli operatori proprio vis-à-vis, non solo europei ma anche internazionali, direi che la nostra grande soddisfazione c'è stata ed è arrivata. Adesso si tratta di cambiare passo, organizzare una struttura naturalmente adeguata per, e vediamo poi come riusciamo a raccogliere tutta questa direi esperienza, know-how. E visto che in platea c'è pure il nostro dottor Faranda, ringrazio pure Faranda, veramente, perché è stato il nostro sponsor principale sulla navetta ed è stato veramente di grande aiuto. Grazie dottor Faranda. Sì, sicuramente è stato, diciamo, venduto da subito anche questo prodotto come grande prodotto marketing, e il gruppo 2D con Faranda l'ha visto, ha capito che
questo prodotto è un prodotto marketing e un servizio dato a Sperlonga che era di grande volano di comunicazione e immagine sia sui media nazionali e internazionali. E quindi tutto l'investimento della campagna fatto da Faranda col gruppo Tuodì ci ha permesso anche di essere direi presenti in maniera massiccia sui media quest'anno, e questo a garanzia poi direi di una raccolta di clienti per tutti i servizi, per i lidi, per i ristoranti, per gli alberghi, che ha mantenuto a Sperlonga un flusso che non è stato così drammatico come su tutta la Riviera d'Ulisse. È stato un flusso sicuramente più sofferto perché con i timori e la psicologia negativa della crisi internazionale ha creato delle defiance nella volontà, nella voglia di spendere del cliente, e quindi logico che tutti se ne sono accorti e tutti ne hanno sofferto. Però direi che essere quest'anno con una comunicazione direi quasi quotidiana, ma immediata sia sui giornali nazionali che locali, che con tutti in tutte le strutture anche del dottor Faranda, sì, quindi certo, stiamo parlando certo. Di quasi 100 punti vendita dove Sperlonga ha fatto d'attore in tutto questo, quindi entrare in questi grossi supermercati, sì, e avere la pubblicità di Sperlonga, sì, le porte aperte per il test che è stato fatto, e a me rimpiange non averlo potuto fare in giugno quando l'avevamo pianificato, perché era in parallelo con tutta la campagna che veniva fatta e quindi si vedevano poi anche i risultati. È slittato per il weekend dei sapori di mare per dare una motivazione forte, ma nemmeno lì siamo riusciti ad avere la capacità di organizzare il prodotto per come lo dovevamo organizzare per dare la giusta immagine. Quindi abbiamo deciso di fare un test a ottobre proprio per essere pronti a marzo in avanti, e renderci conto. E questo significa per noi andare a scegliere dove presentarci, avere centinaia di migliaia di comunicazioni a tu per tu con il cliente, perché nel momento in cui entriamo nella rete De Spar, entriamo nella rete In Grande, entriamo anche in altre reti, perché come abbiamo portato avanti il test con De Spar In Grande, lo stiamo già pianificando con altre, chiamiamole, con altri brand importanti, da Expert per la grande distribuzione coi brand o lo shopping shop di Coin e altri ancora, per avere ogni mese, ma poi ogni settimana, la capacità di andare a prendere i clienti per mano e portarceli direttamente in destinazione. E abbiamo visto nel test fatto che noi ci aspettavamo un 5%, 10% di chi arrivava in destinazione che poi era interessato a comprare i pacchetti, in realtà è stato più del 30%, e vi posso dire che chi è arrivato, o anche nella presentazione fatta nei vari punti vendita del gruppo De Spar In Grande, abbiamo sì e no il 5% dei clienti di Roma che sono stati a Sperlonga, e stiamo parlando di una clientela media, non stiamo parlando di una clientela diciamo di massa. Quindi ci rendiamo conto che il mercato è grande e è di chi va a prenderselo, e quindi noi ce lo dobbiamo andare a prendere. Adesso io lascio queste considerazioni poi ai vari punti dell'assemblea. Ho fatto un preambolo per dire esclusivamente, per diciamo parlarci esclusivamente nell'obiettivo di darvi qualche informazione in più su quello che dietro le quinte è stato fatto. Sul desk qua sotto a sinistra abbiamo 9 raccoglitori, nei 9 raccoglitori, se dopo avete voglia di dare un'occhiata, vi trovate il format organizzativo di tutto quello che abbiamo montato, dall'infopoint con tutte le informazioni che arriveranno negli alberghi il prossimo anno con gli infobook. Quando si è parlato al 16 di aprile qua in assemblea degli infobook, la signora Celeste ha detto: non parlate di cose del futuro, parlate di cose immediate che servono. Noi sinceramente non avevamo ancora razionalizzato che gli infobook non esistevano, ma non esistevano neanche le informazioni per andare a montare gli infobook. Quindi le ragazze hanno fatto proprio un lavoro da sotto zero per arrivare a costruirli. Bene, detto questo, io adesso arrivo sul concreto dei numeri. I punti informativi hanno fatto il loro lavoro, diciamo,
garantendo tra giugno e settembre più di 5.000 visite fisiche, il punto informativo qua nel centro storico, in Corso San Leone, mentre il porto più di 3.000. L'ufficio del porto però ha dato anche il suo supporto ed è stato organizzato anche quale reception per gli eventi Piazza Fontana, che hanno prodotto più di 1.200, chiamiamole, visite one to one, cioè informazioni date al cliente direttamente. Le telefonate, visto che qua nel Corso San Leone avevamo anche la rete del comune con il numero automatico che girava la chiamata, ne ha avute molte di più, sono 2.440, mentre l'ufficio del porto siamo a 1.220. Naturalmente siamo riusciti anche grazie ai tecnici del comune, soprattutto all'ingegner Ezio, proprio a creare il numero unico collegato con un call center che smistava le chiamate in base alla disponibilità delle persone nei vari uffici, in ultima analisi utilizzando e ottimizzando anche le persone nell'ufficio di Sperlongaturismo o addirittura presso l'ufficio che noi abbiamo delegato alla strutturazione del prodotto e al booking, dove il presidente ce l'ha messo a disposizione gratuitamente, quindi ringrazio per la disponibilità, visto che l'ufficio c'era, io ho forzato la mano perché non c'era una struttura qua a Sperlonga in grado di poter dare la tranquillità e l'organizzazione, direi, degli strumenti per poter partire, quindi l'abbiamo usato e lo stiamo usando ancora. Detto questo, abbiamo fatto il test, io dico, della rete LAN, la Local Area Network, cioè tra i vari uffici, e la WAN, la Wide Area Network, all'esterno, tra, direi, dei nostri 3-4 uffici, utilizzando anche i ponti radio del comune, quindi all'esterno di Sperlonga, proprio perché questa rete può integrare tranquillamente ogni associato. E poi abbiamo due parole con il nostro ingegnere che vi spiega quanto è facile poter dare tutta una serie di servizi agli associati, che siano lì di alberghi o meno, per far utilizzare tutte le funzioni del web 3.0, pur non essendo esperti e non dovendo investire cifre assurde per arrivare a fare quello che quotidianamente oggi qualsiasi comune, residente di qualsiasi città, non sto parlando fuori dall'Italia, sto parlando anche solo di Roma, Milano o Firenze, utilizza a livello di comunicazione multimediale. Totale dei servizi, diciamo quasi 10.000 visite, totale delle telefonate più di 3.600, totale delle risposte per mail che arrivavano sia al comune sia ai nostri uffici, diciamo 600. Naturalmente chi ha dato queste informazioni e chi le ha organizzate sono state le ragazze hanno, vedete poi anche qua, come dicevano i raccoglitori, ci sono tutte le procedure, per ogni cosa è stata montata una linea guida per dargli supporto iniziale per farle poi proseguire. La media mensile da giugno a settembre è naturalmente intorno alle 2.000 visite, la media mensile per i mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre, dicembre, riteniamo che ottobre sia più o meno in linea con marzo, aprile, specialmente perché quest'anno la Pasqua sarà marzo, siamo intorno ai 500. Le telefonate, siamo intorno alle 1.000 telefonate e ai 155, diciamo, nei periodi di bassa stagione. Ma proprio per questo che ci permette di dire: abbiamo la nuova piattaforma che volevamo già presentarvi entro la fine stagione con tutte le informazioni attivate. Non siamo riusciti perché l'operatività quotidiana ci ha bloccato al 150% di tutte le risorse, di tutte le energie. Quindi adesso le ragazze partiranno, perché non sono ancora partite, partiranno a inserire e ad avere questa piattaforma multimediale a disposizione. Per la BIT verrà sicuramente presentata al mondo e noi prima la presenteremo qua a Sperlonga per farvela toccare con mano. La media mensile dell'inverno è bassa, ma dobbiamo garantire questo servizio, non possiamo non garantirlo. Che questo direi servizio possa essere poi nelle stagioni da ottobre fino a marzo, addirittura in service, in aiuto
a tutti gli associati, perché se chiudono l'attività, se vanno in ferie, se vogliono avere una segreteria personalizzata, se vogliono avere degli strumenti quotidiani attivi, non serve molto, quindi le ragazze saranno pronte e disponibili per poterlo fare. Abbiamo già studiato un format che può essere utilizzato per dare questo servizio con proprio il minimo indispensabile di investimento che copre direi egregiamente invece la professionalità e la presenza di 24 ore che si può dare, e quindi direi approfittatene poi quando ve lo presentiamo. Ecco. Questo a noi poi, come ci ha chiesto giustamente il Comune, interessa nell'analisi di quello che viene chiesto, nell'analisi di quello che ci viene anche suggerito, nell'analisi di quello che, quando gli si dà le risposte, come feedback il cliente ci ritorna. Quindi dire, bene, le informazioni telefoniche sono state sicuramente oltre il 50% legate alla ricerca di strutture ricettive. Addirittura nell'analisi diventa il 70%. Tanti che chiamano non hanno ancora presente che a Sperlonga non c'è il bed and breakfast delle 20-30 euro, quindi la gran parte di queste chiamate è nella ricerca di un prodotto che in realtà non trova il budget di conseguenza. Per questo dobbiamo inserire il prodotto direttamente in online, in maniera da poter dare già sul sito tutta una serie di informazioni concrete e immediate, e dando anche le motivazioni per far spendere un po' di più alla gente, perché non è che comprano solo da dormire. Se la motivazione per loro è forte, loro l'investimento lo fanno per stare bene, specialmente in vacanza e non solo per il weekend. Bene. Naturalmente quel 20% di 3 stelle è più consono, il 10% di resident è standard, il 5% delle 4 stelle anche, e il 5% sono tutti servizi personalizzati per la spiaggia, per le strutture, per tutto quello che concerne la richiesta della problematica direi personale nell'affrontare la vacanza. 15% è sugli orari di treni e bus, il 15% poi sono varie. Gli orari di treni e bus non ci chiedono solo gli orari, ci chiedono la possibilità anche di prenotarli, perché vogliono questo servizio, e quando gli diciamo di no ci stanno male, come anche per gli alberghi vogliono la possibilità di prenotarli, e la nuova piattaforma ci permetterà di dare anche questo servizio, perché altrimenti 50% delle richieste poi si perdono e noi non le vogliamo perdere. Quindi questo sarà il passaggio sicuramente successivo per gli obiettivi del 2013. Le informazioni legate alle visite, 50% sono sempre gli orari, ma anche lì quando chiedono l'orario di trasporto, 90% del cliente vuole il biglietto, dobbiamo dargli il biglietto per dare un servizio, se non glielo diamo non diamo il servizio, quindi ci dobbiamo organizzare per farlo. Il 25% naturalmente sono le informazioni generali e le motivazioni, attività ed eventi che a Sperlonga naturalmente non mancano, ma che non erano così fruibili e che non lo sono ancora, e dobbiamo fare un passo avanti per renderle fruibili il prossimo anno. Soprattutto, come dicevo prima, Grotta e Tiberio, ma anche la Torre Truglia. La Torre Truglia dobbiamo renderla viva, dobbiamo renderla galleria, dobbiamo renderla tra virgolette visitabile, perché questa è una delle richieste importanti che ci vengono fatte. Servizio poi invece quotidiano per associati e non, quindi operatori, ma non solo, ma anche clienti che arrivano e che hanno bisogno di mandare un fax, che hanno bisogno di una ricarica mobile, e il problema è che non c'è nell'immediato per le 20 ore al giorno la possibilità di acquisire questo servizio. Quindi la capacità di dire anche l'internet wifi non solo per l'ora, ma per la giornata, o con un agreement a livello di wifi stile albergo con l'hotspot, sicuramente è un servizio che loro vogliono, e secondo me è un servizio che sicuramente pagano tranquillamente, non è che il cliente voglia gratuitamente questi servizi.
quando i servizi vengono resi e sono professionali, il cliente non ha nessun problema, li apprezza e li paga perché gli servono, e anzi ti ringrazia due volte tanto perché riesce a darglieli esattamente come se li aspetta. 5% poi è su tutto, naturalmente. Andiamo a vedere cosa significa su tutto. Abbiamo messo 5-6 voci che sono state ripetitive, cioè guardia medica specialmente, perché dalle 4 del pomeriggio in avanti c'è, prima non c'è, e quando ci sono dei problemi particolari, talvolta situazioni accadute, uno ha calpestato il riccio, la medusa, non può guidare perché il piede, l'ambulanza non si muove per una cosa così banale, è un disagio che non viene risolto. Quindi sono sicuramente, quest'anno è stato fatto un grande passo con i defibrillatori, il prossimo anno secondo me c'è da approfondire una capacità di dare un servizio di questo tipo. Servizio, dicevo poi, i parcheggi, vogliono da noi il ticket dei parcheggi, vogliono avere la garanzia dove parcheggiare, quanto parcheggiare, cosa costa, cosa non costa, quindi agevolare un attimino l'utilizzo e le informazioni, per sicuramente dobbiamo farlo. Parco giochi bambini, questa è una cosa importantissima che non abbiamo inserito nelle richieste generali di prima, ma ci sono state, perché tante richieste speciali che abbiamo avuto per chi vuole prenotare Sperlonga è la richiesta vera del ma per i bambini cosa avete? Sicuramente non dobbiamo dare o non dobbiamo investire più di quello che necessita per una motivazione piuttosto che un'altra, ma arrivare a uno standard per dare gradimento alle famiglie sicuramente. E lo diamo ai residenti, a chi arriva come seconda casa e quindi a chi ha Sperlonga nel cuore, e lo diamo anche ai clienti che arrivano per la settimana. Lascio poi a chi di dovere l'analisi degli strumenti e delle possibilità a breve e medio termine per poter esaurire questa richiesta. Abbiamo poi tutta una serie di altre richieste legate alle funzioni religiose, all'apertura di cimiteri, non cimiteri, tutta una serie di... Io ho inserito anche e ho fatto annotare nei report quotidiani anche tutta una serie di suggerimenti. I suggerimenti sono nati anche nella raccolta di tutta una serie di dichiarazioni dei clienti, che quando volete basta che valutate poi e metteremo anche in online queste informazioni agli associati, le potete vedere tranquillamente anche voi. Infatti, come detto prima. Infatti dicevo a proposito di questo che nel gergo mediatico, che appunto si chiama web.3.0, e si inserisce in tutto in questo contesto un nuovo sito, un sito snello, un sito di accessibilissimo, un sito che nella quotidianità noi possiamo interagire e possiamo sicuramente mettere giù tutte le informazioni. Quindi quando si parlava di punto di informazione per Sperlonga Turismo, non è nient'altro che colui che deve cercare di snellire una serie di servizi che nel momento in cui c'è la esigenza di un servizio diventa un po' l'epicentro di tutto questo. Quindi in questo sito, che poi il dottor Fasano vi farà vedere, servirà proprio a fare in modo che interagisce con i vostri siti, quindi dobbiamo avere una regia dove noi stessi, nelle informazioni che voi ci mandate, pubblicheremo in questa piattaforma. Una piattaforma che vi verrà proposta, una piattaforma che vi verrà poi fatta conoscere in merito a un passaggio. Diciamo che partiamo dai piccoli passi, perché è proprio il nostro pensiero del CDA prendervi per mano, perché capisco che nel momento in cui tutti nel momento di lavoro non si ha la possibilità di poter interagire in tempo reale, allora l'ufficio serve proprio a tutto questo, e quindi anche questa è la parte dove noi
vi aiuteremo in questa fase. Quindi credo che sia arrivato anche il momento per poter farvi vedere quello che avevamo preparato, e diamo il benvenuto speciale al presidente della provincia Armando Cusani, che io dico che è un po' insieme al nostro vice sindaco Francesco Faiola, sono stati i cavalieri di questo sperlongaturismo. L'idea è la loro, e oggi nel gergo automobilistico, caro presidente, sono orgoglioso di guidare la sua macchina, e mi è stato dato questa possibilità, e spero sicuramente di poterla guidare nel modo possibile, cercando di fare meno fuorigiri possibili. Quindi ho ritenuto opportuno riunirvi per illustrarvi le varie iniziative intraprese nel corso del corrente anno, oltre a comunicarvi i progetti in itinere comunemente definito come work in progress. Al di là dei vari comunicati stampa effettuati nella nostra segreteria, che rilancio oggi l'immagine attiva e dinamica della nostra cittadina, ritengo valga la pena condividere con voi i riscontri di vari progetti, tra i quali in primis il servizio navetta, che, come ebbe a definire qui presente il nostro vice sindaco Francesco Faiola, in occasione dell'avvio del servizio, trattasi di un progetto che noi abbiamo definito sperimentale, perché è un servizio unico che si integra agli altri attivi sul territorio, e che io aggiungerei strategico per la specificità della collocazione territoriale di Sperlonga, oltre ad inevitabili benefici che l'impatto ambientale è tanto caro alla nostra comunità. Vale inoltre rammentare e ribadire che l'articolo 3 del nostro consorzio, socio di riferimento il comune di Sperlonga, si propone come oggetto sociale, tra gli altri obiettivi, lo scopo di sollecitare e promuovere sinergie tra settore pubblico e privato, agevolando lo sviluppo di imprese turistiche e di valorizzare le varie attività del comune di Sperlonga. Ricorro sempre nel gergo automobilistico, tema a me assai caro, come a voi noto, per esplicitarvi al meglio il mio pensiero. Ritengo che il successo turistico di Sperlonga passi inevitabilmente dall'ottima attività di funzionamento della cinghia di trasmissione tra ente pubblico di riferimento e Sperlonga Turismo, creata nel 2004 con l'intento precipuo dello sviluppo del territorio nell'ambiente e di una concreta concretazione lineare e trasparente. Va da sé che tanto più sono condivisi gli obiettivi, maggiori saranno i risultati ottenuti, con inevitabili e sensibili risparmi ed economie di scala. Preme inoltre ribadirvi che, fronte di una manifesta e concreta attività del sperlongaturismo, con un team formato ad hoc negli ultimi 6 mesi per lo start-up del progetto intrapreso. A monte esiste un lavoro di studio, di ricerca, operatività dei miei validi collaboratori, intrapreso in precedenza, e che solo dopo attente e serie valutazioni, pur con la consapevolezza della sperimentazione e correttivi da apportare, vi procede con l'attuazione il progetto di Destination Management Company, che vuole fare diventare Sperlonga Turismo l'attore di riferimento per messa a sistema del prodotto della riviera. Ci ha permesso di vederci riconoscere il ruolo di interlocutore e di riferimento per la pianificazione e la strategia da adottare per la regione, l'ENIT, le compagnie aeree e di trasporti e gli operatori internazionali attivi sul territorio. Quindi io a questo momento gradirei di passare la parola visiva a tutto quello che è stato fatto. Prego. 11 maggio 2004, una data storica per Sperlonga. La maggior parte degli imprenditori locali decide che è arrivato il momento di unire le forze. Nasce il Consorzio Sperlonga Turismo, grazie soprattutto alla spinta e all'idea di Armando Cusani, già sindaco di Sperlonga e attuale presidente della provincia di Latina, e di Francesco Faiola, attuale delegato al turismo del comune di Sperlonga. Non un tentativo tra i tanti di creare una semplice realtà associazionistica, ma un vero e proprio motore verso l'unione delle forze in nome di un obiettivo comune unico, il bene e la crescita di Sperlonga. Un consorzio che negli anni cresce, in virtù del connubio pubblico-privato, una vera rivoluzione per il settore turistico in cui Sperlonga opera.
Anche per questo la collaborazione tra la realtà consortile e l'assessorato al turismo del Comune è stretta. Si lavora insieme con gli stessi obiettivi. La crescita nel tempo è dovuta alle varie presidenze succedutesi insieme a gruppi dirigenti lungimiranti. L'ultimo presidente in ordine di tempo è Leone Armando La Rocca, che riceve per la prima volta l'importante eredità a seguito della triste e prematura scomparsa del compianto Marco Rotunno, che pure bene stava facendo alla guida del consorzio. La Rocca tenta allora di portare in campo la sua esperienza di imprenditore, ma capisce ben presto che una rivoluzione è necessaria all'interno degli ingranaggi per lubrificarli e permettere alla macchina consortile di viaggiare al passo delle più grandi e importanti località turistiche d'Italia. Tra le attività di base, ogni anno la Sperlonga Turismo gestisce in maniera sempre più innovativa e professionale il servizio di salvataggio collettivo, uno dei migliori non solo della provincia di Latina, ma dell'intera regione Lazio. Anche perché da quest'ultima stagione la provincia di Latina ha donato dei defibrillatori al comune di Sperlonga, che a sua volta li ha affidati proprio al consorzio per una più corretta gestione sugli 8 km di litorale. Fondamentali sono poi gli accordi con i cosiddetti gruppi di acquisto, con una scontistica particolare che senza l'esistenza di un consorzio non sarebbe possibile. Infine, l'organizzazione degli eventi all'interno del calendario Oltre il Mare viene gestita sempre dalla Sperlonga Turismo, grazie ad un accordo con il Comune. Inoltre, il consorzio partorisce un'altra idea che sta riscuotendo successo: l'installazione di schermi sui quali trasmettere informazioni, notizie ed immagini relative alla Perla del Tirreno, bandiera blu da 15 anni consecutivi ed uno dei borghi più belli d'Italia. Questi schermi arrivano in via sperimentale nella capitale del turismo invernale, Cortina d'Ampezzo, ma si lavora ad una diffusione in tutta Europa, specie Praga, Berlino e Parigi, e nel mondo, New York su tutti. Altra iniziativa che porta invece Sperlonga in tutte le case è quella dell'ideazione e produzione di un calendario personalizzato Sperlonga Turismo con le più belle immagini del borgo. Ma il vento di cambiamento si assapora per la prima volta già il 16 aprile 2012, data di una assemblea pubblica in cui viene illustrato l'ambizioso progetto che ha come fine principe mettere a sistema il prodotto Sperlonga per la promo commercializzazione sui mercati nazionali e internazionali. La proposta viene accolta con successo ed entusiasmo dai soci presenti. È il momento di agire. La realtà di Sperlonga è fatta fino a quel momento di un vitale spontaneismo imprenditoriale che deve tuttavia necessariamente tramutarsi in organizzazione con un piano di lavoro coordinato, mettendo cioè a sistema tutte le energie sino a quel momento investite singolarmente. La presidenza avverte dunque l'esigenza di un piano triennale volto alla strutturazione di un team di lavoro che coinvolga attivamente tutti i soggetti consociati, investendo in risorse umane e professionali per il posizionamento della destinazione con i suoi prodotti sul mercato nazionale e internazionale. Bisogna andare per gradi. Si parte dal sistema informativo. La priorità risiede innanzitutto nella comunicazione. Nasce un ufficio stampa, già la prima assoluta novità da 8 anni di vita del consorzio. I media provinciali, regionali e nazionali iniziano a scoprire che Sperlonga non è solo estate, non è solo turismo stagionale, Sperlonga è una realtà che lavora ogni giorno. A livello locale si inizia a strutturare una comunicazione al turista e al mercato, soddisfacendo le richieste di informazioni generali e iniziando a rendere importanti tutte quelle informazioni puntuali e tematiche sulle attività e sui servizi che fanno di Sperlonga una destinazione unica. Per la gestione interna delle comunicazioni viene realizzata una rete informativa tra i vari infopoint e gli uffici comunali, con l'attivazione di una vera e propria LAN e WAN, con l'obiettivo di dare vita a un sistema integrato di informazioni e servizi a tutti i soggetti coinvolti, compresi gli associati. È un lavoro meticoloso che si vuole iniziare per la stagione estiva ormai alle porte, da concentrare quindi in poche settimane e completare mettendolo in essere durante l'estate. Ma è indispensabile, soprattutto per il futuro. Un domani ogni operatore disporrà già di un format di base sui propri servizi offerti per accedere con successo al mercato, per diventare attore della guida multimediale di Sperlonga da realizzarsi nel corso del prossimo anno.
il primo risultato storico da annoverare è quello della gestione degli uffici turistici del comune di Sperlonga, esistenti sì da tempo, ma mai realmente operativi e strutturati per il pubblico. La gestione dei cosiddetti infopoint comporta perlomeno 4 fasi: la creazione di un format organizzativo, la selezione del personale, la formazione dello stesso e l'impostazione delle procedure standard per garantire i servizi di base ad un pubblico internazionale. Manca però ancora qualcosa di fondamentale: gli uffici vanno resi operativi con gli strumenti necessari per poter mettersi al lavoro, e Sperlonga Turismo si carica anche di questo impegno di organizzazione delle forniture necessarie: computer, schermi, stampanti, video, impianto telefonico, call center, numero unico, con tutta la formazione necessaria per il loro utilizzo quotidiano. A questo segue l'installazione di una rete one-to-one rivolta ai visitatori attraverso i 2 totem informativi che rappresentano una ulteriore novità per il Borgo Marinaro. Tutti i visitatori si avvicinano curiosi a queste macchine che con pochi clic danno informazioni essenziali per un soggiorno indimenticabile. Tutto ciò ha però presupposto la realizzazione in più lingue di tutta una serie di contenuti informativi da aggiornare nei diversi periodi stagionali, compresi i servizi offerti dagli operatori che fino a quel momento per la gran parte risultavano parziali. Se si calcola una media di 3 giorni da dedicare ad ogni operatore turistico e 10 giorni per ogni struttura alberghiera, fanno all'incirca 350 giorni di lavoro. Troppi per una sola stagione, eppure il team si mette all'opera. Negli uffici lavorano 12 persone a ritmi sostenuti. Tutte queste attività naturalmente diventano motivazioni aggiuntive per scegliere Sperlonga quale meta della propria vacanza, a completamento delle icone classiche consolidate. Un borgo tra i più belli d'Italia, un museo e un'area ricca di storia, un mare bandiera blu, di lì a poco per la 15ª volta consecutiva. Da questo momento bisogna trasformare il brand, comunque già esistente, in vero prodotto, con tanto di marchio da poter prenotare in Italia e all'estero. Questo è il vero obiettivo che ci siamo dati nella riunione di aprile scorso, il grande punto di forza e magnete per il settore turistico: creare una serie di prodotti concreti per vivere il territorio con le sue eccellenze e unicità. Che fare? Iniziare a creare l'organizzazione per rendere immediatamente fruibili tutti i servizi e le attività offerte nella destinazione e sulla riviera come mai si erano razionalizzate in precedenza, per rispondere all'esigenza di offrire maggiori opportunità ai visitatori. Il secondo step serve allora a mettere a sistema i servizi di trasporto per dare maggiore immediatezza a tutto quanto Sperlonga offre con un programma 24 ore su 24, ma soprattutto per poter raggiungere comodamente Sperlonga dagli aeroporti di Roma e Napoli, dai porti e da tutte le destinazioni classiche italiane, al fine di poter annoverare Sperlonga tra le soste da non mancare. Il 14 giugno arriva l'inaugurazione del servizio sperimentale della navetta, altro traguardo epocale per il comune di Sperlonga. Mai era stato attivato un tale servizio, specie se in forma gratuita per tutti i clienti dei soci che hanno sposato il progetto. Si tratta di una vettura personalizzata e oggi, terminato il suo lavoro in quel di Sperlonga, continua a servire i comuni limitrofi, fungendo da catalizzatore del brand del borgo e del consorzio. Ma anche in questo caso il lavoro di organizzazione, comunicazione, attuazione è stato imponente. 3 mesi con 10 persone per mettere a punto dettagliatamente le informazioni necessarie agli utenti e agli associati, compresa la personalizzazione degli orari tappa per tappa, operatore per operatore, al fine di poter diffondere la cultura di un servizio fondamentale per gli ospiti, che nel prossimo futuro sarà completato con la card dei servizi supportata dalla guida multimediale georeferenziata dei punti di interesse. Il grande lavoro svolto ha permesso di poter monitorare le esigenze di ciascun operatore e dei loro clienti, mettendo in condizione di pianificare il sistema trasporto per i prossimi anni con giusta cognizione di causa. È una buona iniziativa di Sperlonga, senz'altro. È eccezionale, siete stati se tu fai parte di Sperlonga, però devo dire un servizio ottimo. Ad oggi, per il know-how maturato, Sperlonga e il suo consorzio sono già diventati il riferimento per le iniziative in attuazione nei comuni della Riviera d'Ulisse.
Mettendo a sistema il nuovo ruolo con gli apprezzamenti che arrivano da ogni parte, l'obiettivo per il 2013 vede lavorare Sperlonga Turismo per una navetta circolare integrativa che abbracci tutta l'area circostante, offrendo a tutti gli ospiti di conoscere Sperlonga grazie alla navetta della Riviera d'Ulisse tra Terracina, Gaeta, Fondi, Itri e Formia. Con la campagna di comunicazione attivata con questo servizio innovativo per l'area, Sperlonga Turismo è riuscita a catalizzare l'interesse del gruppo Tuodi ed Espar, che mostrando grande lungimiranza identificano il progetto quale grande messaggio di marketing e lo sposano come soggetto delle proprie campagne di comunicazione. Questo significa pubblicità sulle maggiori testate regionali ed entrata nell'enorme rete di punti vendita attraverso il lancio dell'operazione Sperlonga Day. Operazione organizzata in concomitanza con la campagna di fine giugno, ma costretta a slittare come test ad ottobre per la già citata mole di lavoro. Ma già pronta per marzo 2013, finalizzata la raccolta della maggior parte dei contatti dei clienti fidelizzati, con centinaia di migliaia di potenziali ospiti da attivare nelle aree selezionate. A completamento dell'offerta della destinazione per gli ospiti e per la motivazione ai potenziali clienti nazionali e internazionali, Sperlonga Turismo ha voluto completare l'organizzazione delle escursioni come mai si erano pianificate in precedenza. Escursioni che sono ulteriore economia in circolo, che sono ulteriore linfa per tutti gli operatori turistici e un volano imprescindibile per fare sistema con tutti gli attori di un mercato internazionale, dove spesso la località, essendo sede per una media di 7 notti, è valutata per le maggiori opportunità che offre ai visitatori nel visitare mete classiche e fare esperienze uniche alla scoperta del territorio circostante. Ad agosto arriva un altro successo voluto, fortemente cercato nell'ottica riportata. È l'inizio della collaborazione, come oramai non avveniva da troppi anni, tra il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga e il Consorzio. La direzione del museo esulta per questo risultato. La creatività, la capacità imprenditoriale e promozionale dimostrata dalla Sperlonga Turismo non possono far altro che bene ad uno spazio museale che potrebbe essere il volano per il posizionamento di Sperlonga come sede di incentives, convegni ed eventi internazionali di ogni tematica. Si valorizza inoltre Sperlonga e al contempo tutta l'area del parco archeologico, grazie all'opportunità di riportare la visita alla stessa nella vita quotidiana degli operatori, dei residenti e dei clienti. Un evento straordinario, riuscitissimo, è quello del 6 ottobre, la prima delle notti di Circe, nella quale ha rivissuto il Kikeon, bevanda rituale che nell'Odissea la maga Circe avrebbe offerto ai compagni d'Ulisse per trasformarli in porci. Anche in questo caso l'obiettivo, lungimirante, diventa quello di farne un evento a cadenza annuale con il patrocinio dell'Associazione Nazionale AIBES e lanciare poi una bevanda unica in Italia, unica in quanto realmente ancorata ad una ricetta che affonda le sue radici ben 2800 anni fa. Si è fatto cenno alle escursioni, ma è giusto partire da quella ineludibile per chi viene a visitare Sperlonga, la visita guidata del Borgo Marinaro per tutti gli ospiti. Sembrerà paradossale, ma nessuno prima ci aveva pensato, o meglio, nessuno aveva razionalizzato anche questo know-how. Sempre in questa logica nasce anche l'idea di un calendario eventi settimanali collegato a pacchetti marketing tematici dedicati. E visto il successo delle iniziative, attivate quali test purtroppo a breve termine dalla data dell'evento, tutti iniziano a capire che Sperlonga Turismo è divenuta l'attore indispensabile per la realizzazione del prodotto marketing necessario per la destagionalizzazione, mentre la navetta è lo strumento per mettere a sistema l'offerta per l'organizzazione con successo degli stessi eventi. La mole di lavoro per trasformare in realtà tutto ciò, l'equivalente di un team di 3 persone per mettere a regime un calendario annuale con l'obiettivo di diramare per ogni evento oltre 10.000 inviti al target di riferimento, grazie alla collaborazione con le associazioni italiane e straniere collegate agli opinion leader dell'evento stesso. Insomma, il sistema prodotto Sperlonga è pronto per essere lanciato sui mercati nazionali e internazionali, solo dopo i primi test alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli e al workshop itinerante SIAFT a Matera. Si entra a pieno regime a settembre con il Bailazio a Monteporzio Catone, dove davanti a oltre 100 operatori internazionali, Sperlonga Turismo presenta finalmente il prodotto della sua destinazione turistica con le 1000 motivazioni tematiche, una brochure tutta propria.
Stesso discorso per il TTG TTI di Rimini, dove il consorzio è protagonista con gli oltre 400 operatori provenienti da tutto il mondo. Ma la vera data storica è anche quella rappresentata dalla partecipazione a novembre al World Travel Market di Londra. Si tratta della fiera più importante al mondo per gli operatori del settore non aperta al pubblico, per cui bisogna saper attrarre le attenzioni dei maggiori decision maker internazionali. Sperlonga ora ha un vero prodotto da vendere. I mercati più interessati, oltre alla Gran Bretagna, sono quello scandinavo, tedesco, russo e dei paesi emergenti. Gli incontri con il management dei maggiori gruppi internazionali ha confermato la loro volontà di inserire la nuova destinazione Sperlonga nella loro programmazione Open Channel, quale prodotto soggiorno 3, 7, 14 notti, quale Twin Center o Post Tour Cruise Classiche 3, 4, 7 notti, quale estensione alle mete classiche o Tour and Stay 2, 3, 4 notti e quale tappa degli itinerari classici da Firenze o Roma alla costiera sorrentina. A tal fine il progetto ha attivato con le maggiori strutture ricettive nel predisporre tutti i prodotti richiesti con l'organizzazione di programmi ad hoc per ogni operatore. Dunque, nella perla del Tirreno è tempo per gli educational tour, come quello che segue il Bailazio con oltre 30 operatori internazionali e il press tour di giornalisti austriaci alla scoperta delle perle del litorale pontino in collaborazione con l'Enit e con la compagnia aerea Niki Fly. Il nuovo ruolo di Destination Management Company viene riconosciuto e preso immediatamente quale riferimento imprescindibile sia per l'Enit come per il TTI e tutti gli operatori incoming della regione e non, per riuscire a fare sistema e offrire nuove motivazioni ai loro clienti con il successo di una organizzazione a 360 gradi capace di assistere i loro clienti in lingua madre negli itinerari da loro scelti. E ora, quale orizzonte per Sperlonga Turismo? È già tempo di programmare la stagione 2013 e pianificare le nuove operazioni charter per il 2014 dal Nord Europa e dal Canada, visto che grazie alla credibilità del prodotto Sperlonga presentato dai professionisti del settore, la Riviera d'Ulisse può aspirare a posizionarsi quale destinazione alternativa alla costiera amalfitana per i clienti che vi hanno già soggiornato. Il progetto per le prossime fiere e workshop nel 2013 a Roma, Madrid, Milano, Berlino e Mosca ci vedrà quindi preparati a raccogliere i frutti del lavoro di organizzazione del sistema prodotto fatto nel corso degli ultimi 6 mesi, con la grande soddisfazione degli associati che hanno accompagnato e supportato le varie fasi del progetto. L'attivazione di una piattaforma Open Channel Multisites in lingua madre è diventata un'esigenza quindi imprescindibile per la destinazione, con la sua guida multimediale georeferenziata supportata dalla web TV tematica e dai multimedia corner interattivi che saranno la nostra vetrina nel mondo. La commercializzazione in B2B e B2C dovrà essere dedicata a tutti i prodotti e servizi della destinazione, con l'attivazione dell'e-commerce per tutte le eccellenze del territorio e dei servizi degli operatori. Gli associati potranno fare propria la selezione del sito dedicata a loro, personalizzando la loro presentazione nella filosofia white label con la formula chiavi in mano. Attivando inoltre tutte le opportunità del web 3.0, si permetterà ad ogni associato di usufruire della potenzialità dei social network con la garanzia della finalizzazione delle operazioni, grazie ai servizi di segreteria personalizzata, con gestione e inoltre delle comunicazioni per l'informativa e vendita del loro servizio ai clienti in un rapporto personalizzato e professionale. Nell'immediato, l'aggiornamento del sito è ormai ineludibile. La nuova versione www.sperlongaturismo.it è pronta, semplice, immediata e funzionale. Anche il progetto grafico per la nuova guida e la rivista Sperlonga Turismo è in presentazione con le sezioni delle varie attività e delle motivazioni tutte che la destinazione Sperlonga deve esprimere.
A completamento della campagna, la grande novità rappresentata dalla Web TV, con tutti i servizi realizzati da Danilo Pezzola, che da questa estate segue spontaneamente tutti gli appuntamenti della Perla del Tirreno perché crede fortemente nel progetto, come tutto il team di lavoro, il presidente La Rocca, il suo consiglio d'amministrazione, i due consulenti, il professor Antonio Percario e il dottor Luigi Franceschi, tutor del progetto DMC, tutti i soci. Il sogno Sperlonga si sta concretizzando. Beh, non volevamo farvi vedere effetti speciali, ma questa è la realtà di quello che è stato fatto durante l'estate e quello che ci siamo abbiamo programmato per poter fare anche per gli anni futuri, sperando nella vostra e sicura fiducia a quello che è tutta questa organizzazione. Quindi vi abbiamo fatto vedere una parte di tutto quello che normalmente è quel lavoro che si fa in back office quando tutti noi stiamo lavorando e c'è qualcuno che lavora. Grazie. Io volevo gentilmente due parole dal nostro presidente, che sicuramente ci ha, a parte mi ha onorato e sono emozionato per questo, è la prima volta che riesco ad avere il nostro presidente in platea, quindi un personaggio che ha dato molto al nostro auditorio. Io di questo ne sono orgoglioso e credo anche voi in platea, perché io farei un applauso a Armando, perché veramente ha dato tanto al nostro territorio. Grazie presidente. Intanto mi ha detto due parole, quindi insomma già siamo partiti male. Io vorrei parlare un'oretta, quindi approfitto insomma di questa ghiottissima occasione per ringraziarvi dell'invito. Insomma, Francesco mi ha detto di questa assemblea e quindi ho trovato il tempo e lo spazio, e l'ho fatto molto volentieri, per fare con voi qualche riflessione. Guardando questo video, la prima considerazione è che è un'economia che prende corpo. Insomma, il 2004 era un bel po' di anni fa, non proprio tantissimi anni fa, ma insomma, per come si muovono le dinamiche economiche, per come si evolve il mercato in genere a tutti i livelli di interesse industriali, 8 anni fa non sono pochi. Noi avevamo allora un'idea, e cioè quella di provare a fare un lavoro insieme, dove l'insieme non era soltanto quello di essere istituzione nel lavoro quotidiano e nei compiti istituzionali, e il resto, cioè gli altri, la comunità, quella degli interessi imprenditoriali e degli altri interessi che stanno all'interno di una comunità, ma un lavoro, provare a fare un lavoro nel quale quell'insieme significava ognuno mettere in gioco anche un pezzo della propria capacità finanziaria, del proprio reddito, per far crescere una comunità. Ora, per noi, per una Sperlonga che iniziava da un po' di anni a parlare di turismo in maniera diversa rispetto al passato, no? È il termine più bello che viene usato anche nel filmato, il turismo a Sperlonga è uguale a uno spontaneismo imprenditoriale. Come arriva? Ognuno, per esigenza di vita, prova a fare qualcosa per vivere e sfruttando le risorse naturali, l'ambiente, magari anche qualche risparmio o magari anche qualche possibilità di chiedere un prestito in banca, prova ad investire sul settore turistico. Così nasce, come nasce in Italia il turismo, anche qui nasce in queste condizioni. Ora, questa misura non era una misura sufficiente per provare a fare del turismo un'economia che guarda al futuro come l'economia fondamentale di una comunità. Non era misura sufficiente, non è misura sufficiente quello dello spontaneismo dal quale nasce l'economia turistica, per definire il turismo un settore industriale, quindi un settore organizzato come se fosse uno dei tanti settori industriali della nostra Italia e quindi prova ad mettersi in gioco per guardare al futuro e rendere quella comunità una comunità ricca. Noi negli anni passati avevamo, ecco, questa idea, provare ad organizzare un soggetto esterno alla istituzione,
fondamentalmente esterno, fatto di tutti operatori privati, che con le loro possibilità, con le loro capacità più o meno grandi, si mettessero in gioco. Era una sfida, e mi rendo conto, è ancora una sfida difficile, dove il tema non è tanto quello del merito, proviamo a fare meglio e proviamo a fare di più e proviamo a fare meglio e di più con qualità, ma il tema fondamentale è la capacità di stare insieme. Più è piccola la comunità e più questa è una difficoltà enorme, è come scalare una montagna, perché ci si conosce tutti, con i propri vizi e le proprie virtù, con le proprie antipatie e con le proprie simpatie, con tutto quello che fa parte dello scrigno di una piccola comunità. E allora noi avevamo questa idea allora, e quindi l'idea di sperlungautismo vedo che prende corpo, che inizia, anzi è abbastanza avanti rispetto ad uno scenario nazionale. Io approfitto dell'occasione per dirvi che non ci aiutano le politiche nazionali, perché non ci sono politiche nazionali sul turismo che puntano al turismo, sono tutte iniziative marginali, iniziative che occupano un piccolo spazio, che non hanno invece come obiettivo fondamentale investire sul turismo. Non si investe sul turismo perché, quando, faccio un esempio, si tratta una struttura turistica, qualsiasi essa sia, uno stabilimento balneare, un ristorante, un albergo, qualsiasi, senza distinzione di sorta, e la si tassa come una qualsiasi alta industria, se vogliamo fare un esempio, vuol dire che il pubblico non crede a quell'economia, o crede che quella è un'economia uguale alle altre. Quando a livello regionale, in una regione dove il turismo dovrebbe essere un pezzo del prodotto interno lordo sul quale puntare e sul quale far crescere la comunità laziale, invece non si fanno politiche turistiche a livello regionale, per esempio riportandosi al centro delle funzioni che venivano prima svolte dalle province. Voi sapete che negli ultimi soprattutto 2 anni tutto quello che facevano le province in materia di turismo, tutto ciò che era responsabilità vicino al cittadino imprenditore, è stato riportato sul centro e quindi completamente smantellata quella funzione di prossimità che era utile all'impresa e che era utile al sistema. Quindi politiche regionali non esistono, politiche nazionali non esistono, e allora soltanto la capacità dei comuni, delle loro istituzioni locali in sinergia con le province finché le province rimarranno in vita, e soprattutto il protagonismo degli imprenditori che si organizzano, che stanno insieme, che hanno la capacità di vivere insieme, discutere, confrontarsi, scontrarsi, divergere, ma poi convergere sugli obiettivi fondamentali, è la formula vincente se noi vogliamo guardare al futuro in un momento di difficoltà veramente eccezionali. Purtroppo l'eccezionalità, io non credo che sarà tanto eccezionalità. Questa è una crisi che dura, che durerà ancora, che avrà un riverbero anche su un settore importante, quello turistico, che viene considerato l'unico nei prossimi 10 anni sul quale puntare e sul quale ci sono grandissime opportunità di crescita, ma quella crescita, se non è accompagnata da servizi di qualità, se non è accompagnata da organizzazione, rischia di minare anche i luoghi più belli, i luoghi che hanno delle potenzialità ambientali straordinarie, perché quei luoghi, se non sono organizzati, all'interno di quei luoghi ci può essere un bellissimo albergo, un bellissimo stabilimento balneare, un bellissimo ristorante, ma se tutto questo non è messo insieme e non è messo a sistema e non è messo a regime e non viene portato all'esterno insieme, non c'è nessun singolo che si salverà. Il singolo potrà durare un po' di più, potrà resistere 1 anno di più, 1 anno in più rispetto agli altri, ma alla fine anche il singolo, che è bravo ad organizzarsi, che fa parte di quel famoso spontaneismo a cui si faceva riferimento, dal quale nasce il turismo in Italia e anche a Sperlonga, segnerà il passo. E mentre allora lo spontaneismo comunque ci ha dato un'economia che è quella che conosciamo, la nostra come le tante altre a livello turistico in Italia, che tutto sommato hanno tenuto, perché nel mondo il turismo era diventato un punto fondamentale delle economie globali. In un momento nel quale gli obiettivi delle comunità, delle popolazioni, le esigenze delle famiglie guardano alle esigenze fondamentali di vita, la vacanza, il divertirsi, l'andare in giro diventa una funzione marginale.
e quindi quella funzione marginale rende ancora più difficile competere nel settore turistico. La sfida, non ci sono dubbi, è quella di puntare sulla qualità, puntare sullo stare insieme, puntare a fare in modo che questa esperienza guardi, ecco, ai servizi che il sistema deve dare come uno degli assi fondamentali portanti dell'esperienza del consorzio. Io immagino che anche il tanto anche criticato servizio, quello di collegamento, abbia una capacità di sopravvivere e anzi di vivere nel rapporto con il comune, che ha un altro pezzo di responsabilità, in maniera ben organizzata, perché diventa fondamentale che l'ospite che sta al Lago Lungo sia in grado, e mi fermo al nostro territorio, sia in grado, o che vuole frequentare gli stabilimenti del Lago Lungo, sia in grado anche di andare al museo archeologico piuttosto che a Bazzano, piuttosto che al Sombrero. Diventa determinante questo, diventa fondamentale, perché la capacità dell'ospite di muoversi all'interno del territorio, a prescindere anche dall'età, diventa un elemento di attrazione di quella comunità turistica rispetto ad un'altra, che magari non è organizzata con i servizi di trasporto. Cioè i servizi sono quelli che faranno la differenza. Io lo dico con franchezza e con chiarezza. Penso che il pubblico e l'istituzione pubblica abbia fatto quasi tutto quello che era possibile fare in questa comunità. Non penso che si possa fare di granché altro di consistente che possa contribuire sul piano dell'immagine ambientale e degli spazi disponibili per avere una differenza nell'attrazione così forte e così consistente da dire: beh, andiamo a Sperlonga perché adesso c'è questa grande novità. L'ultima grande novità che arriverà, io approfitto per evidenziarvela, è l'approdo turistico. Noi avremo quest'anno la conclusione di un approdo che sarà un approdo a 5 stelle, sarà un approdo che punteremo a farlo diventare bandiera blu. In quell'approdo riteniamo che debbano sempre più aver spazio, ovviamente, le esigenze diportistiche degli sperlongani che vogliono andare a pesca, ma questo, metto da parte questo problema che lo ritengo scontato. Quindi la polemica, la barca non la posso mettere, non la, quando pago, quando non pago, cioè non, è una, credo che sia un ragionamento sul quale non vale la pena perdere tempo. Lo do per scontato, è ovvio che lo sperlongano che vuole andare a pesca, lo sperlongano che vuole andare a pesca e vuole divertirsi, non lo sperlongano che diventa diciamo sperlongano perché viene 6 mesi l'anno, 3 mesi l'anno, quello per me è l'ospite. Ma ci siamo capiti sul termine, sulla definizione di sperlongano. Ma tutto il resto deve essere a disposizione di barche da 50 piedi in su, che sono degli appartamenti che viaggiano e che ospitano una condizione economica che serve alla comunità tutta. Dobbiamo interagire con quella infrastruttura intanto puntando a rispettare le isole pedonali, quindi tutti collaborando, ad iniziare dagli operatori del settore, spiaggia grotta e spiaggia di qua, che la strada del porto sia sempre più il nostro obiettivo, isola pedonale, no traffico limitato, perché tutto ciò che è caratteristica fondamentale di Sperlonga ruota intorno a spazi liberi, nei quali spazi le macchine, le motociclette, tutto ciò che ha a che fare con la città occupi un posto marginale, altrimenti scelgono di andare da un'altra parte. Il turista non viene a Sperlonga, sceglie altre mete. Tu gli puoi dare le cose più belle, l'albergo più bello, il ristorante più bravo dal punto di vista dei cibi migliori, lo stabilimento con tutti i servizi, ma se tu non gli dai una condizione ambientale complessiva diversa rispetto al resto, la gente nella migliore delle ipotesi ritorna nel Mar Rosso, no? Perché tra un po' ritornerà anche a competere il Mar Rosso. Quindi l'approdo diventa uno degli elementi che caratterizzerà una infrastruttura fondamentale di grande novità e di grande attrazione per il turismo nel suo complesso. Ma qualcuno potrebbe dire: ma io che ho il ristorante, che ho lo stabilimento balneare, che ho l'albergo, che c'entra con l'alcol? No, assolutamente, queste tutti sono dal bar alla pasticceria, passando per le strutture complesse, hanno interesse ad avere
150, 170, perché l'approdo conterrà più di 220 imbarcazioni. Più di 150 potranno essere 50 piedi. Se vi fate una passeggiata in questi giorni nell'approdo, troverete una barca che è arrivata, la prima che è arrivata, con un primo contratto già per il prossimo anno. Ecco, il taglio delle barche che vedremo lì sarà quello. Poi noi stiamo provando ad utilizzare dal punto di vista ambientale un pezzo del territorio che in qualche maniera è un po' indietro nei servizi rispetto al resto. Mi riferisco a quell'angolo di paradiso che va dal promontorio di Tiberio sino alla punta di Capovento. Voi sapete che noi li abbiamo lo scempio di chi va al mare, che deve parcheggiare sulla flacca e deve scavalcare i cancelli per andare a farsi un bagno negli stabilimenti eroici che stanno lì, che sfidano tutte le sorti, i venti marosi, e provano ad fare il loro lavoro. Io ho buona speranza che questa annosa vicenda possa concludersi nel giro di pochi mesi, quindi nei prossimi mesi noi speriamo di poter avviare i lavori di quest'area di sosta importante, quindi l'area di Bazzano, che consentirà anche a tutta quella zona di avere non soltanto un vantaggio, perché un'area di sosta a ridosso di stabilimenti balneari diventa un vantaggio per quelle attività, ma soprattutto un elemento di attrazione per tutte quelle persone che sono ospiti dal Lago Lungo sino al centro storico, passando per la parte bassa di Sperlonga, per visitare un punto ambientale straordinario. Quindi il collegamento che noi vogliamo fare, anche di proseguire la pista ciclabile, quella che va sul promontorio di Tiberio sino addirittura al confine con Gaeta, è il passaggio collegato all'area di sosta di Bazzano. Quindi noi abbiamo poco altro da fare dal punto di vista delle questioni fondamentali ed importanti. In aggiunta il tema anche della pedonalizzazione della via Cristoforo Colombo. Io approfitto per introdurre qualche altro elemento di riflessione che secondo me deve essere elemento di considerazione anche nei vostri ragionamenti, perché dai vostri ragionamenti vengono fuori elementi e suggerimenti che sono utili all'amministrazione per decidere. Io credo che via Cristoforo Colombo debba piano piano, soprattutto nel periodo estivo, sempre più essere un luogo di passeggio, un luogo a servizio delle attività turistiche, dove questo transito in circuito all'interno e per l'esterno di Sperlonga, come se fosse una sorta di giro turistico nella macchina, quindi non si godono niente perché uno sta nella macchina, gira, non ci sono parcheggi, non c'è niente, mi sembra una cosa sulla quale noi dobbiamo, ed è di attrazione per tutti, perché anche chi ha interessi su Fontana della Camera interessa ad avere, no? Dico, per dire, un'area del centro, che è il centro di attrazione più pedonale possibile. Questo è un altro punto sul quale è importante trovare una convinzione, formare una coscienza, perché io mi rendo conto che le resistenze anche imprenditoriali, organizzative, sono tantissime. Il fatto che ci sono tantissime attività che interagiscono con quell'asse fondamentale di collegamento tra Sperlonga Mare e il centro storico sono motivi di riflessione che ci devono comunque portare, prima di prendere una decisione, a delle riflessioni attente. Però anche quello diventa un aspetto fondamentale. Noi immaginiamo già da quest'anno, se riusciamo a trovare le risorse, di provare a fare un esperimento di senso unico, evitare questo doppio senso sulla Cristoforo Colombo, quindi fare una delle due corsie completamente ciclabile, quindi dove si va soltanto in bicicletta o a piedi, e l'altra corsia diventa una corsia dove ci vanno praticamente le automobili, ma soltanto lo facciamo in circuito con l'esterno, e quindi con la flacca, con il rientro dalla parte bassa. Però anche su queste, diciamo, idee di carattere organizzativo è aperta la discussione, quindi sono ben vengano le riflessioni. Sperlonga Turismo ha anche questo ruolo, contribuire in termini di contributo ideale alle scelte che il Comune fa, ma io credo che determinante e fondamentale, al di là di questi aspetti, la sfida si vince. Cioè, io sono convinto che noi riusciamo a superare anche questo momento di grande difficoltà, un momento nel quale ognuno di voi fa il conto con la stagione passata e guarda al futuro con preoccupazione, anche se i segnali che noi abbiamo che riguardano il turismo nella nostra provincia ci danno segnali di tenuta, segnali nei quali Sperlonga si è difesa, le altre località turistiche si sono difese, quindi non hanno avuto cali gravissimi. Però le prospettive
sono prospettive di un mercato internazionale in quei luoghi a cui avete fatto riferimento, che sono i luoghi sulla quale bisogna, i luoghi nei quali bisogna andare, sui quali bisogna competere, sui quali bisogna fare marketing, non ci sono dubbi, non, singolarmente non si va da nessuna parte. È necessario mettere un po' di risorse per uno in proporzione e lavorare a questi progetti. È necessario che il pubblico faccia la sua parte, ma noi stiamo provando a spremere tutto quello che è disponibile. Sperlonga da questo punto di vista non si può lamentare di nulla, perché ha avuto anche dalle altre istituzioni la massima attenzione e il massimo degli investimenti possibili, però io credo che se noi non rafforziamo questo spirito di coesione che diventa determinante per vincere la sfida, che poi è la sfida delle vostre attività, della singola attività, della famiglia, che guarda quel nucleo imprenditoriale come fondamentale per avere serenità anche familiare, se questo sentimento non lo mettiamo insieme a regime non andiamo da nessuna parte. Cioè tutto quello che è stato costruito in questi anni diventa un ovviamente lavoro che viene disperso, che verrà disperso. Io sono cosciente, vivendo quanto voi, stavo dicendo più di voi, ma quanto voi, i rapporti di una comunità come la nostra, che non so diverse dalle altre, che è una sfida difficile, perché poi ognuno ci mette dentro, ripeto, il pezzo dell'antipatia o della simpatia, del vizio o della virtù, della conoscenza o dell'ignoranza, e quindi tutte queste cose condite non alimentano un clima di coesione, di unione e di stare insieme, ma alimentano un clima di divisione. L'obiettivo che si prefigge Sperlonga Turismo, l'obiettivo storico, l'obiettivo fondamentale è quello, ripeto, di fare in modo che il turismo nato spontaneamente diventi una gamba economica fondamentale dell'economia della città, diventa un'attività industriale fatta nel suo complesso con tutti gli attori della filiera, tutti, possibilmente utilizzando il consorzio anche come centrale acquisti. Quindi c'è un pezzo che avevamo immaginato di sviluppare e un pezzo sul quale io approfitto per suggerire al consorzio di spingere, perché anche il non cedere un po' di potere, tra virgolette, in una decisione sugli acquisti, molte volte non fa bene al bilancio di quell'azienda. Forse è meglio provare, come avete fatto per alcuni settori, a mettersi insieme, perché si ottengono ovviamente più sconti, si tratta meglio con gli imprenditori di un certo livello e si ottengono dei vantaggi. Oggi la sfida, voi lo sapete meglio di me, non si vince tanto sulla produzione, perché sulla produzione si vince insieme, ma si vince se noi riusciamo anche a ridurre i costi, ad avere costi più bassi. Allora, atteso che sul personale non possiamo fare nulla, perché il personale va messo nelle condizioni di lavorare in serenità, tranquillamente, con tutte le condizioni anche di legittimità e di legalità, il tema è tutto il resto, dalle energie. Io per esempio suggerisco al consorzio di provare a fare un lavoro sulle energie, mettendo tutti insieme e iniziare a trattare con i gestori delle energie, non più come singola azienda, ma come un numero di aziende che va lì a fare il contratto, un volume di kilowatt che mette dentro un piccolo stabilimento, l'albergo medio, l'albergo grande, e quindi come in questo momento le liberalizzazioni sul settore energetico possono essere un vantaggio, si tratta di incidere su quella parte fissa delle spese, fisse, rigide, che molte volte non consentono all'azienda di raggiungere risultati positivi di bilancio, addirittura molte volte risultati negativi. Io credo che questa sia la formula vincente, quella di provare a trovare tutte le soluzioni possibili, perché questa esperienza che era nata, mi ricordo, per gestire la sicurezza sulle spiagge, noi siamo arrivati anche grazie all'iniziativa della provincia ad avere anche i defibrillatori, che non è una cosa secondaria. Guardate, quelli che vanno in vacanza, soprattutto quelle persone tutte in genere, ma anche che sono un po' più avanti negli anni, alle condizioni di sicurezza guardano. E quindi una comunità, un'organizzazione che addirittura sulle sue spiagge anche la possibilità, dove mai dovesse servire, dell'utilizzo di un defibrillatore, può essere un elemento d'attrazione.
Non ci sono dubbi, e concludo, che anche l'elemento partecipazione attiva ai servizi pubblici fondamentali diventa essenziale. E mi riferisco al tema rifiuti. Noi è un'altra sfida che dobbiamo spingere un po' più avanti. La differenziazione dei rifiuti diventa fondamentale. Noi non abbiamo ancora raggiunto risultati importanti, siamo in progressione anno per anno, ma non abbiamo superato le percentuali che servono anche lì per dar dimostrazione che una comunità dal punto di vista ambientale è attenta. Anche quello fa elemento positivo per il marketing turistico. C'è bisogno di partecipazione, quindi c'è bisogno di raggiungere livelli di conoscenza interna alle aziende che permettono agli operatori, dal singolo e semplice operatore in cucina, quello addetto a togliere i sacchi dalla spiaggia, che il rifiuto va differenziato. Non tanto perché il rifiuto è una risorsa, ma anche per questo, perché noi dobbiamo comunque dare anche lì un segnale di civiltà. E se non lo diamo insieme, non è perché l'organizzazione turistica è in grado di darlo così di imperio. E l'ultimo elemento è quello anche professionale. Io immagino che Sperlonga Turismo provi ad organizzare anche dal punto di vista delle professionalità che devono essere a disposizione degli ospiti dei corsi di formazione. Noi abbiamo anche quest'altro grande gap che molte volte segnali che arrivano all'esterno è che nelle attività non ci sono professionisti che hanno una qualità professionale che viene fuori dalle scuole. E allora proviamo a mettere in campo, e qui vi posso dare una mano, quindi la provincia vi può aiutare, una qualche iniziativa che si rivolge agli imprenditori e o qualifica il personale che loro utilizzano attraverso dei corsi di riqualificazione professionale, o che punta a fornirgli, dove serve, personale che viene fuori da scuole, perché il tema della qualità professionale al servizio dell'ospite è un altro degli elementi fondamentali. Cioè tutta una serie di fattori messi insieme fanno quella sfida da cui ero partito fondamentale, quella ovviamente non abbiamo vinto, perché io sono convinto che la sfida è in campo, no? La sfida è attiva, però ecco, rispetto anche al contesto provinciale, non a caso io dicevo politiche nazionali esistenti, politiche regionali che sono assolutamente completamente assenti, le politiche locali forse possono essere, se noi le sosteniamo, quelle giuste per, in attesa di avere magari rappresentanti lungimiranti sugli altri due livelli che ci aiutano a far crescere l'economia turistica anche in questo territorio, può essere comunque la strada da seguire. Quindi io credo che tutto sommato possiamo, io questo mi sento di dire in conclusione, che questa esperienza fatta così come è stata nel filmato, rappresentata anche di persone che non ci sono più, insomma io ricordo il tuo predecessore, un carissimo amico che faceva della sua attività turistica la bussola della sua vita, ma non soltanto, una persona che è veramente sempre portata ad aiutare gli altri, no? Un grande altruista, ecco, di esperienze anche tristi, di soggetti, di persone che non ci sono più, ecco, questa esperienza fatta così è l'esperienza della nostra comunità, per cui va sostenuta, non ci sono dubbi, e soprattutto va sostenuta convintamente, ognuno che ci sta dentro, anche se ci si scontra, ci si confronta, si può non condividere, bisogna arrivare comunque ad avere la capacità di fare quadrato sull'obiettivo comune e mettere alla prova poi chi ha anche responsabilità. Non ci sono dubbi che chi si è preso l'onere di far presidente, di rappresentare il consorzio nella struttura amministrativa ha un onere in più, ma io sono convinto che è un onere volontario. Nessuno di loro e nessuno di voi che ha eletto il consiglio di amministrazione a rappresentarvi sta lì perché è costretto, lì perché si sente di dare un contributo in più, e quindi per questo anche va ringraziato. Poco anche sbagliare, ci mancherebbe altro, uno di noi penso che quotidianamente fa almeno 10 errori, a maggior ragione chi poi opera per gli altri, l'importante è che quelli siano errori correggibili, l'importante è che una persona che viene chiamata in causa e gli viene fatto vedere l'errore corregge la rotta, l'importante è che non c'è testardaggine, l'importante è che non si trasformi quella decisione in tifo, perché molte volte uno pur di non cambiare opinione, no? Perché le persone sono fatte anche di caratteri particolari, insiste su quella strategia, però ecco, la ricchezza della persona, dell'individuo, è la forza dell'uomo, è la forza dell'esperienza umana, e quindi Sperlonga Turismo non può fare eccezione, ovviamente, anche se noi siamo un luogo straordinario, un luogo fantastico, ma non è che abbiamo dei marziani, abbiamo delle persone in carne ed ossa
E quindi queste persone in carne ed ossa devono avere la nostra comprensione, che è una comprensione ovviamente nel rapporto anche di confronto costante, di trasparenza. Un altro elemento fondamentale, io sono convinto che esperienze di questo tipo, come le nostre, quelle pubbliche, devono essere le case di vetro. E ci può essere quello dall'altra parte che dice: ah, io ho dei dubbi che tu hai fatto quella scelta perché potevi favorire la tua azienda, perché io mi rendo conto che anche e questo è il problema. Cose, sono gli elementi molte volte che tu colli, no, quello sta là perché rappresenta me, ma ha fatto, e ci sta anche, bisogna abituarsi anche ad avere queste considerazioni. Importante però che una volta quella considerazione è svolta e il soggetto interessato ha chiarito come stavano i fatti e che magari ci può essere stata un'incomprensione, si guarda avanti e non si prende quell'episodio come elemento di condizionamento anche del rapporto all'interno del consorzio. Una bella esperienza che deve continuare ad andare avanti, tra l'altro arricchita anche di professionali importanti, e si vede, perché quando noi abbiamo pensato per l'omoturismo, ripeto, noi immaginavamo una roba che faceva soltanto un lavoro importante, quello della sicurezza sulle spiagge, ma poco altro. Avere l'ambizione di guardare oltre e di partire guardando oltre dal lavoro che avete presentato, mi sembra una sfida che ci fa guardare al futuro con più serenità, anche se il momento, tutti lo viviamo, è un momento difficile, ma del resto, proprio perché parliamo di un settore sul quale c'è una potenzialità globale straordinaria, noi che abbiamo la fortuna di avere questo luogo, abbiamo la fortuna anche di avere tutto sommato capito prima delle altre comunità che era un settore sul quale puntare, non possiamo perdere il tempo che abbiamo dedicato per mettere in campo queste iniziative. E quindi bisogna sacrificare qualsiasi tipo di altro ragionamento per invece far prevalere il ragionamento del costruire, dell'andare avanti, del portare avanti questo progetto, ovviamente provando a migliorarlo. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Bene, io a questo punto farei altri 2 secondi per farvi vedere poi quello che era il discorso del sito, che se volevi Domenico illustrarcelo, questo mezzo di lavoro. È un mezzo importante che voi tutti ne usufruirete se ci date sicuramente i dati per tutto questo. Quindi voi, verranno le ragazze giornalmente chiamate da voi per poter avere anche la serie di eventi che voi normalmente nelle vostre aziende fate, ed è giusto che noi come centro di comunicazione vi possiamo mettere all'interno del sito, e coloro che il turista che vuole fruire di tutti questi eventi lo possa vedere in tempo reale. Quindi diciamo è un mezzo che serve proprio a promuovere soprattutto la vostra azienda. Poi l'obiettivo è questo. Quindi Domenico, se ci vuoi illustrare un po' un attimo con la facilità e la semplicità di questo sito. Vai. Sì. Buonasera a tutti. Allora, come ha anticipato poco fa il Presidente, la problematica principale che ci siamo trovati ad affrontare è stato il passaggio dal web 2.0 al web 3.0. Non si sente? Sentite? La differenza principale qual è? Che nel web 2.0 noi abbiamo affrontato la problematica dell'inserimento dei social network, che sono andati ad integrare i contenuti in tutti i siti web che avevano bisogno di una condivisione. In questo caso, infatti, noi abbiamo delle news che rispetto al sito web attuale... Non si sente nulla. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Ok. Come dicevo poco fa, l'integrazione... Presidente, io allora la ringrazio. Diciamo che la cosa più importante a cui noi ci tenevamo era la certificazione di questo lavoro
che abbiamo intrapreso, che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, e conoscendo anche la sua lungimiranza, volevamo sapere se era questa la via giusta. Quindi lei ci ha certificato tutto questo, ma la cosa più importante, ha sollevato un problemino che esiste continuamente nel nostro paese, è proprio quello della piccola, quel gap che si crea proprio fra le pettegolezze del piccolo. Quindi infatti, io la ringrazio e arrivederci per la prossima. Sì, Celeste. Sì. Speciale. Il microfono, per favore. Beh, era... Bene. Mi dispiace di dover intrattenermi ancora due minuti, però mi sento il dovere di dire due parole su. Intanto io partecipavo sin dall'inizio dal 2004 alla fondazione di questa Sera del Turismo e credo che l'ho fatto sia stato veramente eccellente. Superare le difficoltà e le cose assolutamente portate al termine sono notevoli. Capisco anche il punto che stava sottolineando della riuscire a unificare un gruppo così eterogeneo che in realtà tutti abbiamo un interesse comune, ma sembra che tutti poi lavorano per altro, e apprezzo tutto quanto questo. Nei programmi generali sono contenta che si parli di un lavoro molto importante per i servizi, per avere un territorio ancora maggiormente fruibile. L'unica cosa che devo, lo dico molto brevemente e molto crudamente, mi sembra che in tutto il quadro generale manchi un aspetto fondamentale: il concetto del turismo, il fine del turismo. Cioè, pensiamo al cliente che viene all'ospite a Sperlonga per il bel paesaggio, per i servizi tutti perfetti, tutte le informazioni perfette, manca una voce che non è stata nominata: la cultura. La cultura, cioè, significa che io devo creare un'atmosfera che sia sì bella, ma importante per avere anche un tipo di turismo che sia attratto da quello che la Sperlonga offre. Ci si sta lavorando poco, questo è forse un difetto che in qualche modo è comprensibile, perché si sta lavorando molto sul pratico. E va messo assolutamente nel quadro generale la cura di questo aspetto. Io vado a Sperlonga perché c'è un avvenimento importante culturalmente letterario che può richiamare, manifestazione sportiva importante, manifestazione culturale in senso proprio ampio, sportivo e culturale insieme, che devono andare di pari passo a braccetto con il turismo. Cioè, io vado a farmi un viaggio a Parigi perché c'è la mostra tal dei tali, lo so che è difficile e lontana, ma è importante che si pongano oggi le basi per poterci pensare. Sì, il porto c'è, bellissimo porto, il mare c'è la sera o il giorno, se è stata fatta anche quella piccola iniziativa al museo di una lettura di una poesia, di una manifestazione importante, va posto il seme oggi per poter raccogliere magari fra 3 anni, ma non dimenticarlo, anche se il momento è difficilissimo, ma la qualità del turismo è dato anche da questo. Fine. Allora, approfitto dell'assist. Allora, noi abbiamo un grande patrimonio culturale che utilizziamo poco, anche se nel video faccio sempre riferimento al mito, il video, perché è stato un prodotto che ci ha dato la possibilità di avere uno spaccato completo. Il museo archeologico, il museo va utilizzato anche nel rapporto singolo imprenditore realtà museale. Poi noi abbiamo un altro problema, è quel museo è molto una realtà molto chiusa, no? Però quello è un problema politico istituzionale. Però noi abbiamo uno dei 22 siti nazionali più importanti. Quindi non do di niente sul Museo Archeologico di Sperlonga, perché lo sapete quanto me quanto è importante. Bisogna puntare su quel museo senza se e senza ma. Non è possibile che c'è un turista che viene ospite a Sperlonga e non vada al museo. Dobbiamo trovare il modo, anche se deve essere un'iniziativa del consorzio, di... Abbiamo fatto già un... Diventa fondamentale. E noi non abbiamo nulla da invidiare agli altri, anzi abbiamo in più agli altri con quel patrimonio archeologico. Certo, intorno si possono fare presentazioni di iniziative col premio Conte di Bello. Allora, su questo punto, provare a costruire iniziative culturali che diventano anche elemento di attrazione, la risposta è risorse disponibili. Per
perché poi alla fine questo è, le risorse disponibili possono venire fuori, e qui corrigiamo a Francesco che non mi sente, però lo faccio a me stesso, quindi al comune, noi abbiamo delle risorse disponibili, mettiamo per le cosiddette manifestazioni, io credo che noi dobbiamo sempre più selezionare quelle iniziative e non fare tutto il contrario di tutto. Anche su questo è aperta la discussione. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa proprio con... infatti, ho capito. Noi dobbiamo arrivare ad avere una buona prassi, che dà una risposta nella direzione a cui faceva riferimento l'estero. Dobbiamo fare delle scelte. Quelle scelte poi devono essere una buona prassi. Però se noi ogni anno facciamo, senza esprimere giudizi o opinioni sulle iniziative che diciamo dal punto di vista delle manifestazioni, tutto è il contrario di tutto, non abbiamo fatto nulla, ma fatto una scelta precisa. Quali sono le iniziative che vogliamo sostenere con quelle risorse pubbliche, non private, disponibili? Perché quella è una gamba importante, perché noi ogni anno spendiamo insomma poco meno di 100.000 euro per iniziative varie. E quindi noi, insomma, lì va fatta ecco, un'attività di selezione che può essere proposta dal consorzio e dalle esperienze del consorzio, dai sentimenti all'interno del consorzio, dalle coscienze più mature in questo senso, che devono diventare l'elemento attrazione anche dal punto di vista culturale. Però io credo, Celeste, che noi abbiamo lì da fare una strada che è abbastanza corta, nel senso che abbiamo necessità soltanto di avere un po' una capacità di merito migliore rispetto al passato. Sul resto invece mi preoccupo di più, perché quello organizzativo è uno sforzo più complesso, cioè far creare delle condizioni non soltanto ambientali, ma di fruizione ambientale di luoghi come il nostro è una cosa complicata, complicatissima, perché voi lo sapete meglio, viviamo Sperlonga, se tu sposti una consuetudine hai creato un problema, e quindi quella consuetudine, che può essere la realizzazione di un'isola pedonale, un senso unico piuttosto che una piazza o un parcheggio, mette in moto meccanismi di reazione, chiamiamoli così con un eufemismo. Questa è la sfida più grossa, però quella è una sfida che fa il pubblico. Invece la nostra preoccupazione, quindi l'obiettivo di Sperlonga Turismo, è essenzialmente quello di far crescere le vostre aziende dal punto di vista della qualità dei servizi, liberando risorse che l'azienda impegna su singole iniziative, che se invece mette quelle risorse insieme agli altri attraverso il consorzio, raggiunge più rapidamente un obiettivo, che è un obiettivo comunque del sistema, ad un minor costo. È una affermazione di principio molto facile a dirsi, molto facile da teorizzare, ma estremamente complicata, perché poi lì dentro ci sono, ritorniamo, simpatia e antipatia, cioè lo scrigno, come ho detto, della nostra comunità, però la nostra... diciamo la battaglia che dobbiamo fare, noi vinciamo la sfida se superiamo quel livello. È chiaro che il fatto di parlare quotidiano l'uno con l'altro, di convincere il singolo amico, parente, zio, nipote, cioè io credo che il turismo debba ovviamente guardare al futuro con l'esperienza di chi il turismo in questa comunità lo ha fatto per primo, non ci sono dubbi, ma con una mentalità da terzo millennio. Che se noi continuiamo a pensare che il turismo si fa come si facevano 40 anni fa, allora non andiamo da nessuna parte, siccome è normale che sia questa mentalità un po' ancora radica, noi dobbiamo avere la capacità, l'intelligenza, la giusta misura per rimuoverla, questa mentalità, chiamiamola così, radicata, e lo si fa con intelligenza, lo si fa con passione, e la passione c'è, lo si fa anche con il giusto tempo. Alcune cose vanno anche maturate, non è che si fanno così dall'oggi al domani, no? E piano piano, mi ricordo, quando sempre Filippo ce l'ho di fronte, quando facemmo, io lo racconto in giro per la Regione Lazio, quando lì c'era un bellissimo parcheggio in Piazza Fontana, quando avevamo immaginato di fare lì l'isola pedonale, mi ricordo Filippo, qua non mi rovini, qua non viene più nessuno a prendere il gelato, no? E io sinceramente ero stato colpito nell'animo, che rimaneva nella coscienza, che veramente qua va a finire, lo rovino proprio. Veniva il dubbio se avessimo fatto o meno una scelta giusta, sinceramente. Poi io guardavo un po' fuori, no? Ecco, a proposito della lungimiranza, io non ce l'ho, non so se la ho, ma chi l'ha, è una dote dimostrata. Io vedevo invece in quella piazza, senza macchine, intanto dava un valore aggiunto a chi stava lì, viveva lì e lavorava lì. Quindi capivo ma non capivo. Devo dire che poi ci siamo incontrati un po' di tempo e trovare di figli perché ci rimettiamo le macchine, anche se palazzo qua stiamo bene così, io
provare a fare la provocazione, ovviamente questo va coniugato con quindi la sfida anche di liberare spazio. Non a caso l'ho detta, che non ci potrebbe non entrarci per un modello, ma c'entra, perché poi ognuno di voi è cittadino e abitante di questa comunità, vive questa comunità, e come si prende una decisione? Ecco, io vi ho anticipato questa altra piccola rivoluzione che vorremmo fare, di un senso unico ciclabile dalla rotatoria sulla Flacca fin su al centro storico, e un altro senso ovviamente per le auto. Ed è una cosa che dico, ma io se devo andare al centro storico devo scendere dal centro storico per allungare, devo fare per forza giù sulla Flacca, è dentro la Flacca, lo fa a piedi, no, lo fa con la macchina. Quindi ci sono tutta una serie di barriere, di muri che dobbiamo abbattere, muri diciamo mentali, quelli di impostazione, che sono secondo me la sfida vera. Poi c'è da migliorare anche l'aspetto legato ai contenuti su quello che deve fare l'ospite una volta che è Sperlunga. Però io sono convinto che noi abbiamo un patrimonio così diverso per le sue articolazioni naturali rispetto a tantissime altre località italiane, che se messo bene a regime può vincere qualsiasi sfida, anche quella che è la sfida della sfida, di guardare da ottobre a marzo, non da marzo ad ottobre, come l'altro pezzo dell'anno sul quale puntare insieme per portare più persone possibile, per tenere in vita aziende, sistema produttivo, il famoso mare di merda, no? Noi ci siamo inventati tra virgolette per superare delle difficoltà burocratiche, diciamo così, però è una cosa nella quale credo. Però lì bisogna, non è che soltanto il mitico eroico, ci stava un rappresentante della famiglia Faiola, il mitico eroico rappresentante Daniele della famiglia, che sta lì aperto, no? E tu lo vedi, oggi non c'era nessuno, no, sta là, da un servizio. Io mi rendo conto che servizio non coniugo con profitto molte volte, no? Servizio, però io so se è il servizio se guadagno, so il servizio se incasso. Il servizio, quello che si fa per gli ospiti, un servizio pubblico, e uno molte volte deve stare aperto anche quando non incassi un euro. L'importante è che il bilancio alla fine dell'anno abbia un utile o non chiuda in perdita. Queste sono delle regole fondamentali che purtroppo molte volte non valgono per i nostri operatori, anche perché i nostri operatori sono un po', diciamo, uso un termine improprio, ma è quello giusto, sono un po' attratti dalla mentalità dell'agricoltore. Qui ci sono un pezzo della comunità dell'agricoltura che, se c'è una stagione che va male, l'anno è andato male. Magari i raccolti sono quattro, una raccolta è andato male, tre sono andati benissimo, il risultato dell'anno, che alla fine è un risultato più che positivo, però ti ricordano che quell'anno quel raccolto è andato male, per cui il giudizio sulla stagione agricola è sulla stagione, sulle stagioni, in funzione di terra. Allora noi, siccome questa è una cosa che sta pure nel patrimonio genetico di questa nostra comunità, e che molte volte nelle stesse famiglie ci sta chi fa l'operatore turistico e poi chi fa l'imprenditore agricolo, quasi insomma ci conosciamo tutti, no? Si intersecano questi due sentimenti. Quel sentimento di la raccolta è andato male, non lo riportiamo nel turismo, perché io mi rendo conto che d'estate, inverno ci sono mesi. E noi dobbiamo lavorare, la sfida di Sperlonga Turismo è quella di riempire Sperlonga di ospiti, anche nei periodi invernali. Noi abbiamo, sto dicendo a me stesso, un clima che ha una mitezza incredibile, una temperatura, dove non esiste cappotto, non esiste giubbotto pesante, no? Io oggi ho studiato tutte le parti, no? Chiaramente, e questi sono vestiti estivi, ma questa è una cosa positiva. Ma qui non ci vengono se noi non ci organizziamo, cioè il famoso marketing a cui si faceva riferimento, noi non andiamo. Io avevo immaginato con questi fondi della regione che se ci avessero seguito, invece di spendere soldi a destra e a manca, avremmo aperto un ufficio della regione Lazio nei luoghi in Russia, in tutti i luoghi in Scandinavia, tutti i luoghi che avete fatto riferimento, un ufficio proprio che fa solo quello. E noi siamo andati di nuovo. Ecco, ma noi da soli siamo piccoli per fare una cosa di un'operazione di questo tipo. La fai di livello regionale, è un'operazione che ci sta anche finanziariamente. Le sfide in campo sono tantissime, però in attesa di periodi migliori proviamo a vincerla noi.
con la piattaforma web 3.0 il White Label ci permette di avere rappresentante e quindi è molto vicino a quello che vorremmo già fare nel 2013. Quindi rassicuro il Presidente che utilizzando l'Innovation Technology e con l'aiuto di Ezio forse riusciamo ad averlo. Poi per rassicurare Celeste, chiedo scusa, approfitto del quindi noi tra a fine anno apriremo anche questo opificio che abbiamo trasformato in fiera a Latina, la ex Rossi Sud, nella quale un luogo di 20.000 metri quadrati, una roba su 24 ettari di dimensioni molto grandi, e vorremmo fare tra le iniziative che faremo il prossimo anno con Confindustria una fiera dedicata al turismo sportivo, che è un altro pezzo importante. Noi abbiamo tante persone che vanno lì a fare rocce in libertà, tante persone, tanti sport che potrebbero essere elemento d'attrazione anche di destagionalizzazione, però non sono messi a regime perché sono luoghi poco conosciuti. Noi faremo un'iniziativa all'interno dello stesso turno, attraverso Confindustria, che proprio punta ad attrarre operatori interessati ai turismi sportivi, che è un'altra gamba importante, perché noi abbiamo la possibilità di fare una serie di sport che non si fanno i laghi, per esempio, i laghi noi li utilizziamo in parte, ma io credo ci dobbiamo arrivare ai gradi, cioè sono tutte cose che poi completano il brand, no? Il nostro brand bisogna che esce fuori e si consolidi, si inizia, deve essere in qualche maniera considerato all'esterno, poi lo riempiamo di ulteriori contenuti. A garanzia di questo dico già, come avete visto anche nel filmato, il format che abbiamo messo a punto per l'organizzazione degli eventi e la selezione di un calendario settimanale degli eventi sportivi, culturali, con la collaborazione totale del museo. E quando dico totale del museo significa che chi c'è dentro e ci lavora con le notti di Circe ci ha dimostrato che è disponibile a rifare la Passione di Cristo, che è disponibile a rifare tutto quello che ha già fatto occasionalmente negli ultimi anni, lo può fare con noi settimanalmente. Quindi questo con la messa a regime degli eventi, io dicevo prima, di tre persone, e infatti oggi in uno dei punti dell'ordine del giorno c'è la struttura di promo commercializzazione, perché la piattaforma web significa entro 20 secondi che sono su web e decido che quello mi interessa, voglio prenotarlo. Questo è il passaggio che dobbiamo fare per rendere concreto. Io dico a Cusani, già Sperlunga Turismo, con i test fatti quest'estate per l'operazione della provincia, è già in grado di dare una mano nell'organizzare questo evento, perché direi che il confronto fatto negli ultimi tre mesi con i leader a livello internazionale del turismo organizzato e non ci mettono tranquillamente nella condizione di poter confrontarci e dare sicuramente un contributo concreto nel far partire l'operazione col piede giusto. Presidente, so che deve andare via, solo una cosa ancora le volevo chiedere. Abbiamo fatto quest'anno un grande lavoro, saremo costretti l'anno prossimo ad aggiornare le brochure con Sperlunga e provincia di Frosinone? Allora, noi proprio in questi minuti, diciamo due ore fa, c'era la seduta al Senato determinante per l'affossamento del decreto Monti. Ah, perché abbiamo lavorato in questi giorni per affossare questo decreto che prende tra l'altro un'unica provincia del Frosinone. Farlo a breve, insomma, che sarebbe una iattura, ma non perché adesso al di là degli scherzi, io credo che noi dobbiamo avere meno spesa pubblica, meno tasse, meno tutta sta roba, quindi io appartengo a quella grande di pensiero, troppi parlamentari, troppi politici, io non sto difendendo, fatta sta premessa che non difendo la casta perché io non faccio parte della casta, perché chi lavora negli enti locali non ha né vitalizi, né contributi previdenziali, né assistenziali, quando noi finiamo l'esperienza, dopo 20 anni te ritrovi peggio di come sei partito dal punto di vista personale, quindi se lo fai lo devi fare perché ci credi, perché credi alla tua comunità, lo fai per passione. Fatta sta premessa, perché questa è la realtà, purtroppo siccome non si vuole colpire la casta dove la casta esiste, per esempio il Parlamento con 1.000 persone, spiegate da che servono 1.000 persone per fare leggi, quando negli Stati Uniti abbiamo un parlamentare ogni 1.250.000 abitanti, quindi negli Stati Uniti. Faccio riferimento alla democrazia più antica del mondo. E allora non vogliono toccare, non hanno avuto il coraggio di toccare lì dove si risparmiava, e quindi sono sorprese con le province. Noi siamo riusciti, una lotta che vi risparmio perché in pochi secondi è difficile raccontare, comunque a bloccare questa cosa. Ora
Oggi pomeriggio alle 2:30 c'era in commissione affari costituzionali al Senato la seduta determinante, perché se passava in sede referente il parere su questo decreto che deve essere convertito in legge, l'operazione ormai qua andava di mano. Siamo riusciti per adesso a bloccarla, è stata spostata domani mattina solo per un fatto tecnico, però abbiamo quasi minacciato mano militare tutti i nostri parlamentari, ce ne abbiamo solo uno che è del Francese, Trentino, che non Francese, si è venduto praticamente, sì. E quindi l'abbiamo fatto sostituire in commissione, quindi io ho buone speranze, non mi voglio sbilanciare, ho buone speranze che questa cosa abortisca, perché noi ci perdiamo tutti, ma non ripeto, non perché noi e Frosinone, anzi, io approfitto per dire, a Porteno la rete dei pensieri, noi dobbiamo fare un'unica provincia, ma una regione più piccola. Cioè, se ci dessero una regione di 1.250.000 abitanti, domani mattina noi potremmo firmare da una sola provincia, perché tu hai un livello istituzionale che conta, che fa le leggi, che decide sul territorio, e quindi puoi avere anche un unico livello amministrativo. Ma avere un unico livello amministrativo dove la regione non esiste, perché non è mai esistita, né questa nostra degli ultimi 2 anni che ha fatto disastri, sfaccelli e pure di più, ma non è mai esistita storicamente, mai esistita. Noi non abbiamo mai avuto politiche di nessun tipo, qualche nocciolina, qualche elemosina, non c'è stata mai una visione, perché il Lazio uguale Roma, cioè la regione Lazio uguale Roma. Considerate che dei 70 parlamentari 50 sono eletti a Roma, della giunta la maggior parte sotto Roma, quindi non esiste, la regione Lazio non esiste. Quando vi raccontano che esiste la regione Lazio, perché quello magari è eletto, e ovviamente essendo stato eletto e scelto dai partiti, non può dire non esiste. Però di fatto non è stata mai utile alle comunità. Quindi se ci dessero, questa è la battaglia che proveremo a fare il prossimo anno, il prossimo Parlamento, una regione più piccola, ma a nostra misura, noi dovremmo fare un'unica provincia, perché avere due province a quel punto non ha senso. Ma in queste condizioni sarebbe un disastro, perché noi perderemo l'unico presidio che ci abbiamo nel rapporto con le comunità locali, e farne uno di 120 comuni con tutti i problemi che c'è pure la socialia. Tra l'altro approfitto per dire che il nostro amico Iannarelli, facendo sto matrimonio, ci guadagna, perché noi portiamo in dote una provincia che ha un bilancio di 150 milioni di euro mediamente, che è poco indebitata, mentre loro hanno una provincia che è super indebitata. Noi abbiamo debiti e contratti, siamo la terza provincia per il minor debito contratto in Italia. Abbiamo un debito contratto di 23 milioni di euro. Frosinone c'ha un debito contratto per 130 milioni di euro. 133. Poi loro pagano i loro fornitori, le loro opere ogni 6-7 mesi. Noi, tutti quelli che lavorano con la provincia, nei 30 giorni vengono pagati, opera pubblica o servizio pubblico, non ci stanno ritardi. Noi spendiamo le risorse del nostro bilancio per il 95%. Loro hanno una marea di problemi. Tra l'altro, noi abbiamo 470 dipendenti e noi dovremmo avere per decreto 590, quindi non abbiamo assunto in questi anni. Tutti quelli che andavano in pensione non li abbiamo sostituiti. Tutti i dirigenti che andavano in pensione, non siete mai parlati di dirigenti, quelli che costano un senso, i dirigenti della pubblica amministrazione. Quando sono arrivato in provincia nel 2004 c'erano 26, adesso ce ne sono 3. Tutti quelli che ho tutti mandati a casa, non è che se ne va uno e nessun altro. Per farvi un esempio, nello stesso periodo vince la Moratti a Milano, il centro-destra e il centro-destra contanendo proprio gli uomini, la Moratti nel corso della sua esperienza gli sono andati in pensione 43 dirigenti, ma su di 48. Nel corso degli anni non soltanto io ho favorito, sono andato in pensione del governo, ma ho favorito la pensione, le ho dato i soldi e mandato via, perché erano soltanto fonti di spreco, fonti di burocrazia, ognuno dei soggetti interessati al rapporto con la provincia per avere una operazione doveva passare sotto le forche caudine, che molte volte voi sapete rappresenta il pubblico in genere, quindi ridotto. Frosinone ce n'ha una ventina, loro hanno 150 dipendenti, questo matrimonio non sa da fare, questa la sintesi, perché non ci conviene. Se vuole fare soltanto, non abbiamo un parere identitario adesso, al di là di tutto. Comunque, degli scherzi, noi con Ciociali abbiamo tra l'altro sì, anche un item sentito, ma quanti anche Ciociali hanno casa Sperlonga, no? Il problema non è assolutamente identitario, però è organizzativo e istituzionale. Quindi ho buone speranze, che trovo anche le notizie che mi sono arrivate qualche ora fa, probabilmente il periodo sarà bloccato, e quindi questa forse può essere una buona notizia momento difficile, perché comunque è un momento comune difficile di grande confusione. Buon lavoro. Grazie. Ragazzi, devo dire due cose prima di andare via, perché una cosa, dottor Franceschi, siccome ci sono qui tutti, scusate signori, un secondo solo per questa cosa. Allora,
l'incontro con voi e mi sollecita inoltre a rendervi alcune delucidazioni in merito ad osservazioni pervenutemi di recente da parte di alcuni soci e a voi per conoscenza, quindi quella famosa lettera che è arrivata a tutti quanti voi. E per completezza di informativa chiedo il supporto del responsabile del progetto condiviso del CDA, il dottor Luigi Franceschi, che spiega, e quindi quale è un momento più in platea, senza aggravare ulteriori soldi per il nostro consorzio, spedendo ancora altre lettere e mandare i commessi per fare il tutto. Quindi io per favore, dottor Franceschi, mi risponda a questa lettera che ci è pervenuta a noi in platea, ed è giusto, era l'occasione giusta per poterlo dire. In due parole direi che io ringrazio sicuramente Galli, Umberto e Alfredo, perché in realtà, come ho detto prima, nei vari test che si sono fatti sicuramente sono stati fatti tanti errori. Naturalmente sono contento perché questo errore ci dimostra la volontà di partecipare, perché naturalmente direi che questo richiamo è fatto esclusivamente per il fatto che loro non hanno potuto partecipare a determinate attività. Quindi la leggo in positivo, perché sono contento che la prossima volta sicuramente parteciperanno alla grande. Dall'altra parte devo anche però dire loro che per quanto riguarda il Bailazio, la regione ha mandato a tutte le attività, non solo per la provincia di Latina ma per tutto, diciamo, il Lazio, l'informativa che chi voleva partecipare aveva l'iscrizione entro l'inizio di luglio da dover inviare. Spelungaturismo non ha fatto altro che ricordare a qualche giorno prima della scadenza che c'era questa scadenza e che chi voleva partecipare doveva affrettarsi a prenotare direttamente alla Regione Lazio, a Union Camere. Quindi non ha fatto altro che fare, come fa sempre, una forma, chiamiamola, di economia di scala anche nell'organizzazione industriale del turismo, trovando anche un accordo particolare con il Bailazio, che poi ha seguito anche l'educational fatto con gli operatori. E confermo nuovamente che questa è una prassi consolidata da quando il Bailazio è stato attivato, cioè qualche decina d'anni fa, quindi non è cambiato nulla, basta leggerlo in web e lo si ha. Prossimo anno faremo fare a chi segue gli associati una chiamata a tutti quanti, perché visto che per fortuna, dico, si è ritenuta questa una cosa importante, visto che è un momento di alta stagione, ricorderemo anche telefonicamente, quindi io attiverei questa procedura. Andiamo anche su quello su Sperlonga Day. Dopodiché, logico che chi ha naturalmente cavalcato la campagna legata a tutta l'operazione della navetta, e quindi, come dicevo, Sperlonga Day doveva essere fatto alla fine di giugno, dopo non siamo arrivati noi a organizzarlo con gli uomini di Faranda, doveva essere collegata con tutta l'operazione anche della campagna sui quotidiani nazionali. L'abbiamo fatto poi a ottobre, ma naturalmente è sempre legata alla campagna e all'operazione che ha voluto la navetta, quindi che ha voluto avere il messaggio navetta, quindi logico che tutta l'operazione Sperlonga Day è stata costruita attorno alla campagna legata alla navetta, e quindi logico che non l'abbiamo scelti noi chi voleva essere partecipe. Chi ha voluto investire e ha voluto partecipare e investire per tutti nell'operazione navetta, con la campagna che è stata fatta, che va naturalmente, sicuramente non va a scapito per chi non l'ha fatta, anzi il contrario, è stato fatto un investimento, direi, imponente anche da parte di Faranda qua presente, oltre che di altri attori che ci hanno supportato proprio nel dare questo prodotto marketing come
novità e valore aggiunto a Sperlonga. Quindi direi che chi non ha partecipato all'investimento della navetta ha comunque usufruito di questo grande investimento fatto dagli associati che ci hanno creduto e, come ha voluto precisare Cusani prima, che hanno investito anche per gli altri. Quindi io ringrazio sicuramente tutti quelli che hanno partecipato, perché hanno investito anche per chi non ha partecipato, e ringrazio doppiamente chi ha si è lamentato di non aver partecipato a questo evento, perché significa che lo vuole fare la prossima volta, e li aspettiamo. Bene, direi questo mi sembra. Va bene, era doveroso farvi spendere due sì, un attimo Pino, un secondo solo, che c'è un'altra cosa e poi intervieni tu, mi fai questa cortesia. L'altra domanda per l'ordine del giorno è la creazione di una struttura dedicata alla realizzazione, organizzazione e gestione dei prodotti marketing per la destinazione di Sperlonga, con la distribuzione e la commercializzazione al mercato in forma tradizionale e open challenge dei pacchetti realizzati ad hoc per la destagionalizzazione della destinazione e il posizionamento delle stesse con successo d'immagine. Quindi noi siamo preparati a fare un ulteriore passaggio, perché è arrivato il momento di poterci riorganizzare in altra seduta, vi faremo poi sapere, di organizzare una struttura che sarà, come sicuramente Sperlonga Turismo come consorzio, i protagonisti, e una struttura fiscale che ci potrà permettere poi di poter per gestire il tutto con la commercializzazione. Quindi questa era all'ordine del giorno, ve l'ho espressa, e nei dettagli alla prossima riunione. È giusto dare un attimo. Ma io sono veloce. Sì, sì. Allora, guarda, parlo anche così. Sì, perché la voce tua la conosciamo. Prima cosa, grazie, perché insomma, poi a parte le lacrime e il sangue, si sa che noi lavoriamo. È vero. Quindi l'isteria è normale. Sì. Giorni da 18 ore, da 70 ore al giorno di lavoro. Si capisce. Abbiamo fatto un buon lavoro. Io spero che l'anno prossimo molti associati si mettano in questa cosa della navetta, perché per tutti. Bravo. È importante. Non è per il mio o il tuo cliente, è Sperlonga. Grazie. Beh, detto questo, in base a qualche lamentela, ma Leo, tu che sei capace di sorridere pure a me, che sono più cattivo di tutti, come ha detto Armando, vediamo un po'. Sicuro, un po'. Ci lavoreremo, non è no, facile. No, ci dobbiamo riuscire, dobbiamo. Ma non è difficile. Grazie. Tutti insieme. Ciao. Grazie e niente, io vi ringrazio a tutti, spero di avervi fatto capire. Adesso continuiamo i lavori per la Sperlonga Rally, ok? Ancora non è finita per noi. No, io sono Ezio, quello che prima era stato chiamato. Perché sono qui? Sono qui perché sono da anni che seguo la parte informativa del comune di Sperlonga. E quando è partito a maggio questa iniziativa un po' per tirare su tutti questi servizi, e ho portato a conoscenza che il comune parecchi di questi servizi poteva renderli subito fruibili tramite la rete che era già stata pensata per quelli che erano i servizi comunali, quindi hanno subito captato, ci siamo incontrati per caso, perché purtroppo non avevo conoscenza di queste persone, in particolare di Franceschi, perché lui è venuto, non è sperlongano, e quindi da questa cosa è nata l'iniziativa, appunto, per quest'estate passata, di unire tutti i punti InfoPoint che in effetti erano già stati collegati con la rete che esiste qui. Quindi quello che volevo, il mio intervento era quello, che praticamente di tutte le cose che si sono dette è importantissimo che questa rete venga potenziata, perché attualmente, cioè,
Abbiamo utilizzato anche i servizi wifi, qualcuno di voi penso che li ha utilizzato. È lui l'artefice del wifi a Sperlonga, eh? Quello è un progetto che andava avanti da diversi anni e che purtroppo era stato messo nel cassetto, e grazie sempre al presidente con la provincia abbiamo tirato fuori quei soldi che erano stanziati e abbiamo dato finalmente il wifi a Sperlonga, che era una cosa che era molto sentita, perché in comune arrivavano spesso questi stranieri, personalmente pure non ne ho visti tanti, e cosa che dice: ma è possibile che voi non avete il wifi? Abbiamo messo il wifi. Logicamente tutto questo va ancora migliorato, perché le risorse che abbiamo utilizzato erano proprio pochissime, però abbiamo fatto un grande passo avanti. Quindi chiedo pure alla Sperlonga Turismo che prenda atto di questo e magari insieme al comune potenzi queste tecnologie. Ma ormai fai parte integrante del nostro consorzio, quindi perciò ti abbiamo chiamato. Bene, io vorrei fare un applauso a lui, grazie Ezio. Anche perché ci tengo a precisare, visto le cose dette, con questo si risparmia molto, potete offrire parecchi servizi proprio perché siete un consorzio, quindi abbattete i costi notevolmente, utilizzando anche quelle che le attrezzature che attualmente avete, quindi sarebbe solo da metterle insieme e migliorarle, quindi costi molto bassi per avere dei servizi migliori. E non a caso poi una cosa che a Franceschi insomma è molto sentita: tutto quello che accade in città, ci chiamano paese insomma città, può essere riportato in tempo reale negli infopoint che andranno messi in tutta Europa, quindi abbiamo la possibilità di far vedere all'esterno, e non solo all'esterno a livello nazionale ma internazionale, di quello che avviene a Sperlonga. Prima si parlava di eventi culturali, di far conoscere i musei, il museo di Sperlonga, e la tecnologia ci aiuta parecchio a pochi costi, cioè voglio dire non c'è necessità che parte qualcuno che vada lì a fargli vedere, cioè i punti già che sono stati un attimo individuati qui da Franceschi possono riportare quella che è la realtà locale in maniera in tempo reale, quindi senza nessuna. Aspetta. Sì, quindi... grazie. Tre secondi per il sito e abbiamo finito, ragazzi. Scusateci un secondo perché dobbiamo essere anche noi, abbiamo i tempi un attimo. Vai, grazie. Sentite? Sì, vai, vicino. Come spiegavo in precedenza, sarò breve vista l'ora. Il passaggio principale del vecchio sito a questo qui nuovo, che sarà inaugurato penso insomma entro la fine dell'anno, è caratterizzato da una facilità di aggiornamento per gli addetti ai lavori che dovranno inserire le notizie, i video e quant'altro, e la fruibilità da parte degli utenti, che questa volta avranno una piattaforma molto più accessibile della precedente. Praticamente secondo il web 3.0 il parametro principale dei siti web sarà il responsive web design. Questo responsive sta appunto nel concetto di un sito che deve dare risposte, deve essere reattivo, che vuol dire che praticamente rispetto ai siti attuali, dove noi abbiamo una versione magari mobile del sito web che è un sito a sé affiancato al sito attuale, il sito web responsive si basa invece su delle griglie fluide. Praticamente, come potete vedere da questa illustrazione, il sito web si adatta in percentuale agli spazi del device. Quindi se io utilizzo un iPad o utilizzo un PC 28 pollici, avrò la visualizzazione del massimo spazio possibile, cioè saranno i contenuti che si adatteranno al mio terminale, al mio device. Quindi se io sfrutterò un iPad, vedrò il sito web di Sperlonga Turismo con dei bottoni ad hoc più visibili. E se utilizzerò un iPhone avrò un sito verticale che quindi avrà i singoli contenuti uno sotto l'altro. Se invece utilizzerò un Mac 28 pollici avrò un sito che si sviluppa in orizzontale, quindi in widescreen. Si adatterà, quindi io non avrò magari questi elementi che sono uno sotto l'altro, ma avrò questo box dell'evidenza a destra del box delle news e la mappa salirà a livello della video gallery. In questo modo noi andremo a sfruttare al meglio tutti i terminali
che giungeranno su sperlongaturismo.it. Quindi questa sarà la novità principale del sito web. Questa è solamente una breve anteprima grafica di quello che sarà, è solamente un template, e la piattaforma, che è già in fase di montaggio, sarà una piattaforma WordPress, quindi una piattaforma open source già di diffusione mondiale e che avrà quindi una fruibilità futura, perché appunto essendo open source ogni anno si aggiorna e si adatta ai nuovi device e alle nuove tecnologie. Tutto qui, alla prossima.